Partita anche Facebook. Ok, perfetto, ci siamo, Bene. potete iniziare. Allora, non vedo il dottor Palini. Eccomi qua. Ah, ci sei. Sì, ci sono. Palini, senza di te non sono nessuno io qua. No. Beh, abbiamo fatto un bel lavoro, Marina, dico, no? Sì, bel lavoro. Allora, prego, comincia tu, caro. E allora diamo inizio a questa serie di webinari, oggi in particolare sull'Expanded Career Screening, con dei professori, dei docenti che diciamo oggi, ad oggi in Italia sono il goto della genetica italiana. Per cui Marina, io veramente tolgo il disturbo e lascerò parola a te e a Francesco che portate avanti questo, spero, bellissimo webinar, ma le carte parlano chiaro. Parlano chiaro. Allora, Grazie, buon lavoro. grazie, grazie. Allora io faccio una piccola introduzione e poi lascio la parola anche a Francesco. Allora, perché abbiamo voluto questo argomento che tra l'altro durerà anche un pochino meno del previsto perché c'è qualche defezione per salute, però per ragioni di salute, però tenevamo in particolare a trattare questo argomento perché la diffusione di queste nuove metodiche e la fruizione di queste nuove metodiche che stanno diventando ormai praticamente rutinarie. Chi lavora in laboratorio, Emiliano ce lo potrà dire con più compiutezza, però diciamo che la diffusione di queste nuove metodiche praticamente ha favorito la diffusione di test spesso incontrollati, soprattutto all'inizio erano un po' incontrollati, no? Perché i dati, l'enorme mole di dati che noi otteniamo da un test NGS è sicuramente una quantità di informazioni che all'inizio non sapevamo neanche gestire, quindi anche oggi non siamo in grado di gestire proprio tutto quello che viene fuori, quindi sappiamo bene e magari poi dopo, se il dottor Deledera non si riesce a collegare, farò io magari un piccolo cappellino sulla consulenza genetica in questi settori. Noi abbiamo la necessità di rivedere i nostri pazienti, diciamo di continuo, no? Nel senso che quello che viene consigliato è la valutazione dei risultati di questi test con una cadenza annuale, all'incirca sulle linee guida mi pare che ci dicono annuale, vero Emiliano? Una cosa del genere. Sì, esatto. È proprio perché abbiamo delle informazioni che vengono continuamente modificate proprio dal rapporto tra sequenza genica e clinica, sono continuamente in movimento. Per non parlare poi dell'aspetto forense di tutte queste notizie, no? Perché questa è una cosa che poi magari in discussione, in conclusione, avrei piacere di dire per 5 minuti. Abbiamo una grande corrente di analisi che viene indotta da questi procedimenti giudiziari che noi che ci occupiamo di diagnostica sappiamo bene sulle nostre spalle quanto pesino, perché qualsiasi cosa avviene, un bambino che nasce viene immediatamente giudicata come passibile di condanne, risarcimenti, eccetera. E poi adesso, se si sceglie il consulente in grado di capire la situazione, si richiede un test, magari un esoma, ed è lì esce fuori la sindrome rarissima a cui non si era mai pensato. Ma insomma, poi ne parleremo magari compiutamente perché tutti noi ci occupiamo un po' di forense anche, quindi tutto sommato forse fa parte dello stesso argomento, anche se è, diciamo, un po' di nicchia, no? Quindi magari alla fine, siccome avanzerà un pochino di tempo, parleremo di questo. Io non perderei ulteriore tempo e passerei la parola a Francesco Fiorentino che ci racconterà qualcosa inizialmente introducendo l'argomento. Bene, grazie Marina, ma penso che hai fatto una panoramica abbastanza completa della problematica, quindi sicuramente è un test di ultima generazione che va gestito sia a livello analitico che a livello appunto di counseling, ed è un qualcosa che speriamo che oggi al termine di questo webinar riusciamo ad arrivare ad un consenso sulla gestione di questo tipo di esame. Quindi non perderei tempo, passerei la parola ad Emiliano e alla sua relazione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Si vedono le slide? Sì. Sì.
Le preferite così? Sono a schermo intero? Sì, sono a schermo intero, esatto. Però... Ah, ok, perfetto. Allora, innanzitutto io desidero ringraziare gli organizzatori, la Siru, Marina, Francesco per l'invito. È un tema questo molto importante che mi sta molto a cuore, perché molto spesso le evoluzioni tecnologiche che coinvolgono ambiti importanti della biomedicina e la genomica sicuramente tra questi, pongono degli interrogativi sulla linea che si deve o non si deve superare o su quale deve essere il limite che ci dobbiamo porre. Ebbene, io ho un approccio molto laico su questo. Io credo che se la conoscenza ci porta a un problema, non è facendo finta che non esiste e che lo risolviamo, non è con l'ignoranza che lo risolviamo. Ora, vediamo di che cosa parliamo e quali sono le potenzialità enormi che secondo me offrono questo tipo di test e quali sono i limiti anche che questo tipo di test presentano e comporta. Dunque, innanzitutto dobbiamo partire da cosa sono. Partiamo dalla definizione, ovvero il carrier screening in genetica si indica un test volto all'identificazione di soggetti portatori di patologie recessive. Questo tipo di test è rivolto sia ad individui singoli, sia a coppie in età riproduttiva con una storia familiare negativa per malattie genetiche. Perché noi diciamo negativa per malattie genetiche? Perché qualora vi fosse una storia familiare positiva per alcune malattie genetiche, il rischio di quella coppia sarebbe molto spostato verso la patologia per la quale c'è ricorrenza familiare, o la gestione della coppia di conseguenza sarebbe differente. Poi l'evoluzione tecnologica che ha coinvolto la genomica ci porta ad avere oggi quello che viene definito l'expanded carrier screening, ovvero un test genetico molto più esteso dei precedenti, che ha lo scopo di identificare decine, anche centinaia, di condizioni genetiche, sia autosomiche recessive che X-linked. Questo approccio viene definito anche panettico universale, in quanto la quantità di indagini che viene eseguita non è basata solo sull'appartenenza a specifiche popolazioni che possono essere a maggiore rischio rispetto ad altre di essere portatori di mutazioni patogenetiche. Ma perché nascono questi test? Come nascono? Beh, questi test, io ho voluto mettere qui una cellula, nascono dalla biologia, ovvero dal fatto che sappiamo che il 3-5% dei neonati sono portatori di un'anomalia congenita. Queste anomalie congenite sono responsabili circa del 20% della mortalità infantile, circa il 10% dei ricoveri pediatrici. Ci sono 1.300 circa malattie recessive, ma molto probabilmente possono essere di più, e vi sono 30 affetti ogni 10.000 nati. Ovvero il rischio di concepire un figlio con una malattia genetica recessiva è circa l'1-2% per ogni coppia appartenente alla popolazione. Questo dato non deve essere trascurato. Marina Baldi prima, secondo me con grande lucidità, ha detto una cosa. Noi tutti diamo per scontato che i figli debbano nascere sani, che quando non nascono sani c'è stata una responsabilità dei sanitari, e questo ovviamente non è vero. Molto fortunatamente, devo dire, molti genetisti, il quale io, Sebastiano, Marina, ma tutti coloro che lavorano in questo settore, intervengono anche in qualità di CTU, di CTP in questo tipo di procedimenti, perché è giusto riportare le cose nella loro dimensione biologica, ovvero non è assolutamente detto che se un bambino nasce con una patologia genetica, questa doveva necessariamente essere vista in epoca prenatale, in epoca preconcezionale. Io sono molto contento quando mi trovo davanti un consulente tecnico e un genetista, assai meno quando mi rendo conto che a giudicare i genetisti ci sono persone che magari non hanno fatto quel tipo di percorso. Ebbene, questa eziologia dei difetti genetici è dovuta a nox esogene ambientali, ma anche a malattie genetiche, e a malattie cromosomiche, e a malattie che sono insorte de novo. Quindi non tutti i disordini congeniti, difetti congenici che possono essere presenti alla nascita hanno una causa genetica, ma la maggior parte ha una causa genetica, che possono essere di tipo cromosomico o di tipo genetico. Ora, i difetti cromosomici qui non li affronteremo perché saremmo usciti fuori dal tema. Ho fatto queste diapositive soltanto per ricordare però che esistono e che non dobbiamo dimenticarli.
perché molto spesso la facilità dell'esecuzione delle indagini genetiche fa tendere a trascurare invece l'importanza che anche la patologia cromosomica e a volte anche lo stato, le traslocazioni reciproche robertsoniane che possono essere presenti in genitori assolutamente asintomatici debbono essere valutate. Quindi questo però fa parte un po' del ruolo della consulenza genetica, sulla quale non mi dilungo perché ho visto ci sono delle relazioni, ma che è parte integrante di questo percorso. Vediamo che cosa sono le mutazioni, quali, perché sono importanti, perché vanno valutate. Innanzitutto definiamo qual è l'obiettivo di questi screening. Non è identificare feti affetti, ma coppie a rischio. Sembra una grande banalità, ma non è così. Noi vogliamo identificare le coppie che sono a rischio di generare figli affetti per dare loro una opportunità in più, per dare loro il tempo per riflettere, il tempo per decidere. E questo secondo me è molto importante. Già solo per questo secondo me varrebbe la pena effettuare questo tipo di test. A chi sono rivolti? Beh, i destinatari del test sono rivolti a tutte le coppie in età riproduttiva intenzionate ad intraprendere un percorso procreativo naturale o tramite fecondazione medicalmente assistita. Non è importanza se la fecondazione, se la procreazione avverrà in modo naturale o no, anche perché nessuno può saperlo prima di avere il concepimento, però è importante che coloro che programmino una gravidanza si diano il tempo e diano il tempo ai professionisti del settore di valutare quelle che sono le opportunità per valutare i rischi riproduttivi. Facciamo un passo indietro. Fino a pochi anni fa il rischio riproduttivo di ogni coppia era scritto nei libri di testo, è circa il 3%, è ineludibile, è inabbattibile e ciascuno di noi che voleva avere un figlio doveva esporsi a questo rischio di avere un figlio affetto, che viene chiamato roulette riproduttiva. In realtà oggi le cose sono parzialmente diverse, ovvero noi possiamo ridurre questo rischio, non lo possiamo mai abbattere. E questo è un aspetto, abbattere vuol dire portarlo a zero, ovvero io dico sempre ai miei studenti in genetica non esiste il rischio 100% e il rischio zero, quindi togliamo gli estremi e cominciamo a parlare di probabilità. E ad allora sappiamo che questo rischio riproduttivo può essere ridotto utilizzando questo tipo di test. Bene, ci sono delle malattie che sono molto frequenti, che sono genetiche, ad esempio la fibrosi cistica, qui vedete la proporzione dei portatori, sono quelle malattie recessive che avvengono, i cui figli malati possono avvenire da coppie che sono in cui entrambi i membri sono portatori, quindi in cui non c'è proprio una familiarità. Questo è un aspetto molto importante perché noi dobbiamo stressare il fatto, il concetto che circa il 2-5% delle coppie portano entrambi una mutazione nello stesso gene. E poi queste mutazioni si segregano secondo quelle che sono le leggi di Mendel, ma che portano in un quarto di questi casi ad un feto affetto, ad un figlio affetto. Bisogna ricordare che purtroppo le malattie recessive sono molto insidiose perché, a differenza delle malattie dominanti, possono essere mascherate all'interno delle famiglie. Quindi noi possiamo avere molti soggetti portatori di cui non abbiamo nessuna contezza, ovviamente, se non facciamo gli adeguati test, ovvero non c'è una correlazione tra la presenza delle mutazioni allo stato di eterozigote, allo stato di portatore e la manifestazione della malattia. Quindi, di fatto, questi numeri spiegano perché nascono questi test, perché purtroppo abbiamo un rischio riproduttivo di ciascuno di noi che deriva dalla necessità che il nostro genoma ha di mutare. Perché c'era la famosa discussione tra Parmenide e Eraclito, no? Eraclito vedeva la perfezione nel continuo divenire delle cose, Parmenide invece diceva che la perfezione risiedeva nella fissità assoluta. Ebbene, il genoma ha messo un po' d'accordo tutti su questo, perché deve mutare per potersi adattare all'ambiente che ha intorno. E queste mutazioni le consentono l'adattamento ai multiformi ambienti in cui l'uomo viene a trovarsi. Tuttavia, purtroppo, questa spinta all'adattamento a volte produce degli esperimenti che sono dannosi per il soggetto che le porta. E questo è il motivo per cui avvengono le mutazioni, che è una necessità di adattamento. Purtroppo il genoma da questo punto di vista è molto democratico, ovvero può essere sfortunato nel singolo soggetto che riceve l'esperimento il cui esito è negativo, ovvero una mutazione patogenetica, ma a livello della popolazione questa tendenza al cambiamento porta all'evoluzione e porta appunto l'adattamento.
Ebbene, il peso delle malattie autosomiche recessive è elevato, come possiamo vedere, ci si circa una persona su 0,4 su 1.000 neonati è affetta da una malattia autosomica dominante e 1,7 su 1.000 nati è affetta da una malattia autosomica recessiva. E ci sono delle popolazioni, come qui faccio vedere l'Arabia Saudita, ma ve ne possono essere anche altre, dove effettivamente la presenza di matrimoni tra consanguinei porta ad un alto tasso di mutazioni, di condivisione di mutazioni su specifiche patologie. Ora, chiaramente è stato stimato che ogni individuo è portatore sano di più di 20 delle oltre 1.800 malattie autosomiche recessive, che ci sono circa 100-300 varianti potenzialmente patogene in ogni soggetto. Quindi è chiaro che è normale avere queste mutazioni. Perché io dico questo? Dico questo perché, scusate che devo togliere il telefono che mi stanno sfinendo. Ecco, così adesso ho staccato direttamente il cavo. E dunque, dicevo, è normale avere delle mutazioni. Lo dico questo nel momento in cui noi andremo a fare la refertazione. Ovvero, se noi abbiamo uno screening, un test che vede tantissime mutazioni e sappiamo che ciascuno di noi ne porta almeno 20-30, è normale ricevere un risultato nel quale noi abbiamo una mutazione. Ma non è importante il valore assoluto di quel risultato, è importante valutarlo insieme all'altro membro della coppia. Questo che dobbiamo preparare anche i nostri pazienti a ricevere questo tipo di informazione e a saperla interpretare bene. E allora, molto spesso, se voi mettete test genetico su internet o genetic test in inglese e vedete le immagini che vengono fuori, le immagini sono tutte come queste che vi ho fatto vedere, ovvero la provetta, il DNA, il guanto, il macchinario, il sequenziamento, la sequenza. Ma il test genetico non è la sua semplice esecuzione pratica. Il test genetico è qualcosa di molto di più. Prevede una consulenza di spiegazione per capire cosa fare. Prevede una preparazione alla coppia. Prevede una formazione degli specialisti che lo debbono proporre, cercando di far capire l'importanza del test e l'importanza del tempo nel quale questo viene eseguito. Perché i test come questi possono essere eseguiti sia nelle primissime fasi del concepimento, ma sarebbe molto meglio che noi le eseguiamo prima del concepimento, per dare tempo ai sanitari, ai genetisti di lavorare con serenità, per dare tempo e per dare la stessa serenità alle coppie che devono apprendere quell'informazione. A volte queste informazioni richiedono del tempo per essere generate dai professionisti, ma per essere elaborate dai pazienti. Allora, il concetto del tempo per me è molto importante. E poi abbiamo l'esecuzione tecnica, che oggi, se vogliamo, è piuttosto banale. E poi abbiamo però una consulenza post-test dove dobbiamo spiegare l'importanza, i rischi riproduttivi, i rischi residui. Guarda, che non è che siccome il test è negativo tu non hai nessuna probabilità, bisogna spiegarlo il rischio residuo, che è molto importante. E bisogna spiegarlo tanto quando abbiamo consegnato il test, quanto anche prima, quando diciamo guarda che comunque questo test ha dei limiti. E i limiti sono che non ti potrà mai dare la certezza del bambino sano in braccio. Questo è molto importante che noi lo diciamo prima, per chiarezza con i nostri pazienti. Ebbene, quando li dobbiamo fare? Ebbene, li dobbiamo fare idealmente, come ho detto, il prima possibile, per dare per il concetto del tempo che qui ho voluto riassumere con la clessidra. Il tempo è importante per i sanitari e per coloro che ricevono queste informazioni. Conoscere il rischio riproduttivo della coppia e considerare quindi tutte le opzioni riproduttive. È possibile anche svolgere questi test nelle immediate fasi dopo il concepimento, però questo che cosa comporta? Comporta che dobbiamo analizzare entrambi i partner contemporaneamente, ma non quindi procedere con quello che poi affronteremo dopo, che è l'approccio, conseguenziale o sequenziale dei due partner, e possiamo avere meno tempo per programmare gli stadi successivi. Quindi il mio consiglio è quello di svolgerli prima della gravidanza, ma per fare questo dobbiamo fare un'attività di formativa, di formazione. Io credo che le accademie, le società come la SIRU, la SIGU, le università, noi tutti dobbiamo partecipare a questo processo formativo dei sanitari, spiegando che non bisogna andare dal genetista quando la gravidanza è in corso.
dobbiamo andare dal genetista quando si programma una gravidanza, che è un qualcosa diverso per il concetto di tempo. È necessaria formazione anche per i professionisti. Quali sono le raccomandazioni? Ora, la consulenza genetica è da anni che lo diciamo, è fondamentale. E oltretutto, mi permetto di fare questa riflessione, io ho partecipato a tantissimi procedimenti civili di responsabilità professionale, tutte le volte che la consulenza genetica era stata svolta bene, difficilmente i procedimenti condannano i laboratori e i professionisti. La consulenza genetica è un momento importante di condivisione delle informazioni, ma è anche un momento molto importante nel quale il professionista stesso garantisce e spiega quelli che sono i limiti del test, di fatto tutelando se stesso e la propria struttura. E quindi questo è molto importante. I destinatari sono tutte le coppie in età riproduttiva. L'approccio può essere contestuale o sequenziale. Sequenziale è quando si fa soltanto un partner e in caso di positività si fa l'altro partner. Io invece ritengo, qui abbiamo fatto un documento nel quale scriviamo questo, perché questi sono due approcci possibili. Personalmente io ritengo sempre che è assai preferibile fare entrambi i partner. Diciamo che nella consulenza genetica si può citare quella che è il problema della consanguinità, che tende a far aumentare quelli che sono i rischi di avere un figlio affetto da malattia autosomica recessiva. Ovviamente se abbiamo un matrimonio tra consanguinei aumenta la probabilità che entrambi i partner possano essere portatori delle medesime mutazioni. E qui ci sono dei calcoli che possiamo poi lasciare, ma che di fatto sappiamo che se il rischio è il 3% per un matrimonio tra persone non imparentate tra loro, diventa il 6% per matrimoni tra, ad esempio, tra cugini. Ma quali geni, mi avvio alla conclusione, quali geni e quanti geni fare? Ebbene, questa è una bellissima domanda. Abbiamo detto che ci sono circa 5.000 geni autosomici recessivi probabilmente, e probabilmente il numero di questi è destinato ad aumentare quando avremo dati ancora più numerosi provenienti dai sequenziamenti dei genomi. Ebbene, allora quali sono i geni che dobbiamo fare? Ebbene, è importante considerare questo, che il rischio riproduttivo è influenzato essenzialmente dalle prime 20-30 condizioni che voi vedete qui in alto, sono quelle ricerchiate nel diagramma A in blu, ovvero sono le prime condizioni. Ovviamente poi le altre sono assai rare e quindi, essendo sempre più rare, incidono meno sul rischio globale. Allora va fatta una considerazione. Le prime 20-30 condizioni servono veramente per coprire il rischio più ampio, la porzione più ampia del rischio riproduttivo, che poi è composto anche da tante piccolissime frazioni offerte dalle altre patologie più rare, e poi sappiamo che non lo potremo mai coprire del tutto. Allora, quali geni fare e quanti geni fare? Ebbene, l'importanza secondo me non è tanto concentrarsi sui dati di frequenza, sul numero di analisi, ma anche e soprattutto direi che è quello di tener conto della validità analitica, della validità clinica, della utilità clinica, ovvero di valutare non soltanto che molto spesso purtroppo accade che le persone tendono a ritenere più valido un test che valuta più condizioni. Non è questo necessariamente detto. Certamente è meglio valutare più condizioni che meno, però abbiamo visto dal grafico di prima che questo incide poco sulla copertura e sulla valutazione del rischio riproduttivo. Quello che è importante è la qualità del laboratorio che lo esegue, l'esperienza, gli eventuali accreditamenti, le eventuali valutazioni di qualità come termini di sensibilità, specificità. Questi sono elementi molto importanti che molto spesso purtroppo vengono taciuti o non sono ignorati dalle stesse coppie. Ebbene, e poi non dobbiamo dimenticare anche che vi sono alcune patologie che non possono essere valutate con gli approcci di sequenziamento. Parliamo ad esempio all'asma, all'X fragile, che hanno riarrangiamenti genomici particolari che non li rendono adatti ad essere valutati con le tecniche di sequenziamento. Cosa vuol dire? Che siccome non è facile vederli, tendiamo a escluderli? Beh, questo non si può fare, perché non dobbiamo confondere la facilità analitica con la completezza diagnostica. Allora, l'asma, l'X-linked, il ritardo mentale legato al cromosoma X, il FRAXA, sono piuttosto frequenti e li dobbiamo includere. Quindi quando noi facciamo
l'Expanded Carrier Screening, dobbiamo anche associare delle tecniche differenti che vengono fatte con tecnologie genomiche differenti che consentano di coprire le malattie che hanno una frequenza più importante. Quindi non soltanto, non c'è un'unica soluzione oggi che consente di valutare tutte le malattie genetiche, ma dobbiamo combinare più approcci diversi per dare il migliore prodotto possibile. A mia via la conclusione dicendo che quali varianti dobbiamo interpretare, perché purtroppo noi sappiamo benissimo che esistono delle mutazioni che sono francamente patogenetiche, vi sono delle varianti che sono assolutamente normali, sono i famosi polimorfismi, vi sono delle varianti che hanno un significato incerto e questo vuol dire che sono suscettibili di andare verso la zona patogenetica o quella benigna a seconda dei dati che via via la comunità scientifica produrrà. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi queste non le dobbiamo inserire. Abbiamo molto ben scritto nel nostro documento del 2001-2021, vi consiglio a vedere, della SIGU, dove noi diciamo che solo i geni e le varianti che abbiano una chiara patogenicità devono essere interpretate. Non devono essere segnalate varianti di incerto significato, e questo va spiegato, ma perché questo creerebbe solo confusione e deve essere sempre rappresentato nella repertazione il rischio residuo. Perché abbiamo inserito questo? Perché questo aiuta a dare una contezza dei limiti intrinseci di questi test. Purtroppo noi la biologia non la possiamo maneggiare tutta, non la possiamo coprire il rischio riproduttivo. Questo va detto e va scritto, e a dirlo e scriverlo consente ai laboratori anche di avere molti meno procedimenti giudiziari. E quindi il rischio residuo deve essere sempre comunicato. E ora, sul rischio residuo, termino dicendo questo, è una stima. È una stima che non potrà mai essere precisa, perché specialmente per le malattie più rare è difficile definire qual è la frequenza dei portatori, non la sa nessuno. Più è rara una condizione, maggiore il numero di osservazioni che è necessario ottenere per avere una stima. Ovviamente sono delle stime che però sono utili per comprendere, per dare il valore del risultato e per rappresentare i limiti di questo test. Io credo che questo sia molto molto importante. E questo vi faccio vedere il modello di come avevamo pensato di scrivere il modello del referto singolo negativo o di coppia, dove mettiamo il rischio riproduttivo, stimiamo i rischi residui, e questo deve essere definito qual è essenzialmente la tecnologia che abbiamo utilizzato e il tipo di pannello. E qui vediamo il risultato di un referto positivo. E quindi diciamo il referto positivo di un portatore e poi il rischio della coppia se abbiamo analizzato anche il partner negativo. Ebbene, termino dicendo che io, come avete capito, sono piuttosto favorevole alla erogazione di questo tipo di test, qualora questi test vengano eseguiti all'interno di quelle che sono le strutture sanitarie che prevedono una consulenza genetica e soprattutto che prevedano la gestione di una coppia. Faccio riferimento ai test che vengono eseguiti direttamente in epoca periconcezionale o postconcezionale, quindi diciamo quando la gravidanza è già in atto. Il laboratorio che esegue questi test deve essere in grado, con i consulenti genetisti che effettueranno le consulenze genetiche, non solo di consegnare il risultato, ma di preparare il percorso. Qualora la coppia decidesse di fare una conferma, una diagnosi prenatale invasiva, ad esempio, deve sapere già qual è il percorso da seguire, deve accompagnare la coppia anche nei passi successivi. Questo, secondo me, è la qualità assoluta che noi dobbiamo avere. Non soltanto è bravo il laboratorio che esegue il test più ampio possibile, più preciso possibile, nel minore tempo possibile. No, la struttura migliore deve essere in grado anche di offrire un percorso successivo, di indirizzare la coppia verso i centri dove può effettuare quelle analisi di secondo livello, quelle conferme o quelle estensioni analitiche che sono necessarie. Credo che questo sia molto importante. Io sono favorevole a questi test se sono eseguiti in questo modo. Ovviamente, come tutte le cose nuove, quindi porto la parte di Leonardo da Vinci, un pochino siamo spaventati dalla novità, ma dobbiamo anche essere, secondo me, onestamente anche orgogliosi di quello che la scienza è riuscita a fare. Oggi ho partecipato a una relazione dove mi si diceva grazie alla genomica per identificare le sequenze dei virus, ad esempio, noi abbiamo impiegato anni
decine di anni anche nel caso, ad esempio, dell'HCV, oggi invece con il caso del SARS-CoV-2 ci abbiamo messo 2 settimane. Insomma, io credo che questo sia un grande risultato. Anche la genomica è al servizio della medicina e può migliorare la medicina e arrivare a quella personalizzazione della medicina di cui tanto si parla, però soltanto se è inserita ed erogata all'interno di strutture di eccellenza e ferma rimanendo la responsabilità e la disponibilità dei genetisti a spiegare bene i limiti e l'appropriatezza di questi test. Grazie. Grazie Emiliano, sempre come sempre molto esaustivo, stiamo ancora vedendo il tuo schermo. Allora, io ti farei qualche domanda. Una mi viene spontanea. Siccome noi siamo in una società di procreazione assistita, no? Quindi sui genitori siamo d'accordo, anche io concordo con te che nella giusta struttura, soprattutto non tanto la questione è il laboratorio, perché sappiamo che i laboratori poi che fanno queste analisi comunque sono dei laboratori di ottimo livello, cioè non tranne qualcuno che così si arrangia, ma insomma ormai sono talmente complesse queste interpretazioni di dati che credo che pochi si azzardino a fare questa cosa se non hanno un'expertise sufficiente, perché le grane sono dietro l'angolo. Però sicuramente il valore aggiunto è il genetista, quindi il genetista che gestisce la coppia, che gestisce il dato, che gestisce la comunicazione, perché poi alla fine il problema è la comunicazione. Noi abbiamo però un grosso problema, che è la procreazione assistita eterologa, perché sappiamo bene che oggi ci sono una serie di test che vengono fatti, cioè la prima domanda che ci fanno è la donatrice o il donatore a cosa è stato sottoposto. Non è sempre semplice avere dalle banche dei gameti le informazioni sui test che sono stati fatti. Non sempre ci dicono che la donatrice è portatrice di certe cose e quindi di andare a cercare proprio quelle. Ma c'è un po' di confusione, secondo me, per ciò che riguarda l'eterologa. Perché spesso e volentieri poi mi capitano casi in cui magari nasce un bambino con la malattia rara di cui la portatrice era la donatrice, e allora mi dicono com'è possibile questa cosa che non ci è stato detto. Tu che ne pensi? Sei favorevole al fatto di standardizzare qualche test del genere nei donatori? Cioè, ma guarda, è capitato anche a me, anche molto recentemente, che un paio di casi molto simili dove dovevamo avere le informazioni che erano disponibili sul stato di portatore del donatore è stato assai complicato. Allora è molto complicato. Allora io credo che standardizzare le analisi genetiche sui donatori sia imperativo. Io la ritengo una cosa necessaria. Io credo che sia necessario. Ora, molto spesso si è posto il problema di dire ma le coppie possono anche decidere spontaneamente di esporsi ad un rischio maggiore rispetto a quello che la scienza gli può offrire e non fare nessun test. È verissimo questo è la dobbiamo rimanere, no? Questa, certo. Questa è assolutamente, non è che noi cambiamo la nostra Costituzione, quindi difendo il nostro diritto, quindi fermo rimanendo il diritto di ciascuno, però io credo che ci siano anche, se la scienza ci offre delle opportunità, non correrle oggi è veramente stupido. Oltretutto, come tutti voi, noi siamo tecnici e lo sappiamo, il valore aggiunto di uno screening di questo tipo in un donatore ha un effetto moltiplicativo, perché il donatore può essere utilizzato più volte, e questo è un aspetto molto importante, noi questo lo dobbiamo sottolineare. Io credo che questo sia imperativo, di fare un test di questo tipo, che non vuol dire genetica, come sappiamo, che non vuol dire niente di tutto questo, vuol dire soltanto garantire il migliore servizio possibile. Poi dopo, ovviamente, io credo sempre che molte delle problematiche, sarò un po' duro su questo punto, però mi hai sollecitato e ti rispondo. Io ho sempre visto grandi questioni etiche poste da coloro che non conoscevano, non hanno mai visto un bambino affetto da malattia genetica o che non hanno mai visto la sofferenza dei genitori di un bambino affetto da malattia genetica. Poi ho visto anche i più grandi eticisti di fronte a problemi personali richiedere le cellule staminali, le terapie geniche. Allora dobbiamo anche essere un attimino realisti e dire che
Che era quello che succedeva con le interruzioni di gravidanza, perché io ricordo, essendo ben più vecchia di te, che all'inizio si contrastava la diagnosi prenatale, perché si diceva, ma come? Io non abortirei mai, eccetera. E poi mi è capitato di gente che non voleva fare la amniocentesi come ginecologo, perché era un ginecologo magari obiettore, eccetera, e poi dopo per le proprie mogli hanno fatto la amniocentesi di interruzione. Ma è ovvio, ma è sempre così. Allora io credo questo, io credo che noi dobbiamo declinare al massimo livello possibile le opportunità che la scienza ci pone. Anche perché ricordiamo che l'esecuzione di questi test è precedente il concepimento nella maggioranza dei casi. Allora, e oltretutto, entriamo in un altro tema fondamentale. Io credo che sia anche, ferma rimanendo la possibilità e la libertà delle coppie di non farlo, che anche il fatto di non poterlo eseguire all'interno del Servizio Sanitario Nazionale sia una scelta un pochino stupida. Perché di fatto questi test, in modo responsabile, in modo volontario, offrono un'opportunità che è di salute per le persone, ma anche ha dei risvolti economici importanti. Questo io aspetto, credo che sia molto importante e che vada anche questo valutato. Quindi dal mio punto di vista sono perfettamente favorevole, insomma, mi trovi perfettamente d'accordo. Palini alza la mano in maniera educatissima. Dici, Pallini. Ecco, no, io la mia è un po' così, per fare un po' di polemica, naturalmente. Io, in cuor mio e nella mia mente, ho sempre quel film che si chiamava Gattaca, non so se ve lo ricordate. Come no? Gli anni 80. Sì, certo. Esatto, Emiliano. È un film che a me mi ha lasciato un pochino perplesso. Io adoro la scienza, adoro l'expanded screening. Nelle banche di donazione, alcune banche hanno il DNA stoccato dei loro donatori appunto per il reiterarsi delle donazioni fino a 10 nati più i fratelli, quindi inizia a essere una cosa. Ma il problema mio che mi pongo, no, non è tanto tecnico, è un po' così, buttare un po' il cuore di là dalla siepe. Io mi ricordo Gattaca che le assicurazioni erano diverse, le scuole erano diverse. Non è che andiamo involontariamente a innescare dei meccanismi, forse per l'ignoranza, forse per l'arrivismo di alcune persone, in particolare appunto quelle che ho appena menzionato. Non è che andiamo a innescare dei mercati paralleli, mi capite quello che voglio dire? Sì, guarda, tu sollevi un argomento molto importante del quale ti ringrazio. E ora, io ti dico questo, che noi non siamo il nostro DNA, il nostro DNA non ci rappresenta e è più importante il DNA con cui viviamo che quello con cui nasciamo, perché il nostro DNA si modifica nella sua espressione a seconda dell'esposizione ai fattori ambientali, quindi si modifica l'espressione. Noi abbiamo lo stesso DNA quando nasciamo e quando abbiamo 95 anni, siamo due persone completamente diverse, uno è neonato e uno è una persona anziana, quindi nella sequenza non c'è tutto, dobbiamo abbattere questa cosa. No, aspetta, fammi terminare il concetto, che è questo, perché se noi crediamo che la sequenza rappresenti l'individuo e quindi ne possa dare un'accezione positiva e negativa, noi non stiamo facendo la formazione che è necessaria come genetisti di dare. Ovvero, quello è soltanto un elemento genetico, quelle lettere che noi andiamo a valutare con questi test non sono altro che delle valutazioni, come potrebbe essere il glucosio nel sangue, come potrebbe essere, sono delle condizioni che potrebbero diventare importanti dal punto di vista biomedico e la cui conoscenza può aiutare le persone ad avere una scelta maggiormente consapevole, senza dare l'obbligo. Cioè, io credo che l'obbligo sia un errore. Credo però che l'opportunità, dare la libertà alle persone sia importante, perché altrimenti rischiamo di, per la paura, quello che ha messo Leonardo da Vinci, perché la paura, quando si parla di genetica, è quella, è di dire, ma che cosa succederà se io entro dentro questa caverna scura che è l'universo del genoma? Questo è vero, però abbiamo gli strumenti per normarle queste cose. Noi abbiamo fatto con la diagnosi prenatale, con le sequenze del genoma, adesso gli esomi. Io credo che abbiamo tutti gli strumenti per farlo. Il tuo punto è molto importante, secondo me richiede, ed è lo spunto della tua riflessione anche provocatoria che ho capito, è quello di dire, attenzione, dobbiamo fare formazione su questo come genetisti, cioè cercare di far capire che non c'è una discriminazione di nessun tipo, ma soltanto dare l'opportunità a chi vuole
evitare di avere un figlio malato, se lo può fare, di farlo. Cioè, io questo credo che sia un diritto giusto, perché parliamo, se io posso fare, ad esempio, con mia moglie una fecondazione medicalmente assistita e una diagnosi genetica preimpianto, ma perché non la devo fare? Cioè, se ho la possibilità di farlo, e molte persone, se avessero avuto la possibilità di scegliere, tornerebbero indietro e sceglierebbero questo percorso. Allora, secondo me, questo aspetto è importante, fare formazione sui tempi, cioè non informarle, ah, ma se avessi saputo che potevo fare così. Se tu avessi fatto un test, magari avresti avuto questa opportunità in più, che è un'opportunità, non un obbligo. Grazie. Qualche altra osservazione? Ma io direi anche di parlare di pericoli che ci sono dietro questo genere di test. Purtroppo la fruibilità, quindi, come abbiamo detto, sono esami abbastanza facilmente eseguibili, potrebbero essere anche eseguiti da persone che hanno più scrupoli, poco scrupoli e finalità commerciali. Io ho sentito dire, comunque, basta fare un giro sul web, si trovano questo genere di test offerti anche sul web tramite richiesta online. Ecco, io penso che una regolamentazione ci dovrebbe essere anche su questo, è necessaria, è un rischio reale che sicuramente le società scientifiche devono prevenire, perché, come detto, dietro tutto c'è la gestione del test, non può essere semplicemente la consegna di un referto o la vendita di un prodotto, ma deve essere dietro un test, dietro un referto ci deve essere un'adeguata informazione, sia pre che post test. Ecco, ho detto magari un'ovvietà, però è comunque... No, però è giusto ribadirla, perché alla fine è quello che dicevamo, poi il nodo di tutto questo discorso è questo, no? Che la tecnologia è una tecnologia che è diventata quasi banale, no? Perché da una cosa complessa iniziale, negli anni sta diventando nei laboratori di un certo livello una cosa pressoché rutinaria, più semplice, no? da eseguire. È la gestione del dato che è complessa, e il dato non può essere gestito se tu ti fai un test su internet. Quindi questo per carità è dato di fatto. A me è capitato di vedere per una situazione di una persona adottata che cercava i genitori, insomma ci sono questi portali che fanno questi test multipli di etnie, ma di caratteri somatici, ma oltre quello anche di caratteri genetici, cioè era una cosa incomprensibile, veramente incomprensibile, ma per un genetista incomprensibile, figuriamoci per un povero disgraziato che ha pure pagato e alla fine legge le tre righe finali che sono scritte non si sa da chi, non si sa chi ha interpretato. Quindi effettivamente bisogna starci molto attenti a questa cosa. Una regolamentazione andrebbe senza dubbio stabilita, e chi lo deve fare se non le società scientifiche, però? Quindi credo che la cosa importante sia trovare una sinergia tra tutte le varie società scientifiche di livello e cercare di tirar fuori dei documenti che facciano sì che siano un po' anche di tutela nostra, tutto sommato nostra, di chi ha i laboratori, cioè di noi genetisti, di chi ha i laboratori e di chi gestisce queste situazioni, perché è veramente diventato un po' così, una specie di far west, diciamo. Ci sono altre domande? Non mi pare, no? Allora, vogliamo proseguire con il nostro Sebastiano Bianca, carissimo Sebastiano, che vedo con piacere. Direi mitico. Mitico Sebastiano. Allora, aspetta che... sei pronto? Perfetto, è già... Ah, benissimo, ok. Vede, sì, si vede bene. Prematrimoniale, il valore aggiunto. Forza, via. Allora, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori. Io proverò a dare una visione da genetista medico, quindi alcuni concetti detti già da Emiliano, che ha una visione da laboratorista. Le due figure del medico, del genetista medico e del genetista del laboratorio sono assolutamente integrate tra loro, devono andare insieme in questo campo. Quindi alcuni concetti che io dirò sono stati accennati da Emiliano, io proverò a ribadirli con un occhio diverso, più dal punto di vista del clinico che si approccia in ambito di consulenza alla coppia che ha dinanzi. Noi siamo abituati a pensare che cos'è lo screening, perché si parla di carrier, perché si parla di screening, per provare a identificare quel soggetto che rispetto agli altri
ha un rischio aumentato di quella patologia genetica. Naturalmente, da genetista medico, come vi dicevo, il nodo della nostra attività quotidiana è la consulenza genetica. E ho ripescato questa vecchia immagine, che era di un opuscolo di tanti anni fa, ma a cui sono particolarmente legato, perché questo divano con i due coniugi che hanno la siringa per il prelievo messa nel braccio, cosa ci sta a dire? Che al momento in cui si stanno innamorando, quindi siamo in epoca preconcezionale, prematrimoniale, come prima si diceva, oggi qualcuno tende a dire preconcezionale per non legarla al concetto del matrimonio, ma alla fine coincidono. Prima di fare un bimbo, come dico ai miei pazienti, facciamoci un'analisi. E quindi tutto questo va a integrarsi all'interno di quella che è la funzione della consulenza genetica del genetista medico, che entra in contatto con questa coppia proprio in questo momento importantissimo della vita, che è la programmazione del futuro bimbo. Da dove nasce tutto questo? Nasce da quelle che sono le malattie genetiche e dai modelli classici. Noi sappiamo che quando parliamo di carrier non andremo a cercare malattie dominanti, perché la malattia dominante si esprime, quindi andremo a cercare, come accennato anche da Emiliano, andremo a cercare fondamentalmente delle condizioni a segregazione recessiva e delle condizioni a segregazione X-linked. Quindi è chiaro che questo va subito detto al paziente, perché spesso la domanda che la coppia ti fa è: ma allora posso vedere di cosa sono malato io? No, il concetto del carrier screening, esteso o meno, è proprio quello di cercare il portatore della condizione. Perché ho introdotto questo mirato? Perché spesso il nodo iniziale è il famoso albero genealogico, da cui noi ci rendiamo conto se in quella coppia è già presente un qualche rischio familiare. A volte arrivano coppie dove da una parte, da un partner, ci sono alcune condizioni genetiche, dalla famiglia dall'altra parte ci sono delle altre condizioni genetiche. Quindi probabilmente quello che è stato un approccio classico, andiamo a cercare le patologie presenti nei due nuclei familiari, lo potremmo chiamare come screening mirato. Oggi la tecnologia ci dice che questo approccio è sempre valido, ma probabilmente è superato e sarà sempre più superato da questi nuovi approcci dei carrier estesi. Ho introdotto, come ha fatto Emiliano, la valutazione del cariotipo, perché troppo spesso il paziente parte con la coppia parte con l'idea della malattia rara, di voler escludere la patologia rara, quando abbiamo magari patologie, invece condizioni più frequenti come quelle delle anomalie cromosomiche, che vanno sempre indagate. Spesso queste però è già la ricostruzione dell'albero genealogico che ci porta su questa strada. Quando abbiamo quelle coppie con le storie di poliabortività o di altre condizioni di anomalie probabilmente cromosomiche, pensiamo anche a un approccio classico, la citogenetica tanto esaltata negli scorsi anni e tanto probabilmente oggi tendenzialmente messa da parte a favore della biologia molecolare, non è da trascurare. Quindi l'immagine, l'importanza del cariotipo, soprattutto in alcune coppie, rimane fondamentale. Rimane fondamentale perché il mondo oggi sta cambiando, il mondo della genetica. Noi siamo partiti con l'idea della genetica clinica. Tanti anni fa il genetista era alla fine un'estensione del pediatra, fondamentalmente, tornando all'inizio di quando ho iniziato a fare genetica tanti anni fa. Alla fine cos'era? Visitavi il bambino, non andavi, non pensavi alla coppia, pensavi semplicemente a una genetica clinica, una genetica che si occupava della malattia. Da qui negli anni siamo passati a una genetica che è diventata sempre più la valutazione di un qualcosa che non è detto debba partire dal paziente, ma può partire da un approccio diverso. E il carrier è questo modello. Io sto partendo da due persone perfettamente sane, da due coniugi perfettamente sane, e sto cercando di individuare un rischio. Quindi sto ribaltando quella che è stata la storia un po' della genetica classica, che mirava solo all'individuazione di patologie, verso una genetica attuale che, oltre ad occuparsi chiaramente del soggetto con la patologia genetica, si può occupare della prevenzione, dell'individuazione di soggetti portatori di una condizione. Uno dei dubbi importanti è: ma quali patologie bisogna includere in queste famose carrier screening, extended carrier screening? Qual è la logica che ci può portare? E questo le coppie te lo chiedono: dottore, quale test posso scegliere? Ho visto che ci sono diverse tipologie, più estesi, più larghi, e solo di quattro patologie, ma perché devo scegliere un test piuttosto che un altro? Quali patologie include? Quando questo è importante per la mia coppia utilizzare questo tipologia di test? E allora dobbiamo partire da quello che ci dice la letteratura. Questa bellissima immagine del lavoro di qualche anno fa, del 2011, ci faceva capire che alla fine quasi il 90% delle condizioni
la riscontriamo in famiglie che non hanno nessuna storia clinica per quella patologia. Quindi quello che era stato un po' la genetica classica, faccio la consulenza solo se c'è la patologia in quella famiglia, se la coppia arrivava da noi genetisti dicendo non ho nulla nelle famiglie, quasi noi eravamo portati a dire beh, allora perché è venuta a fare la consulenza, se non avete niente in famiglia lasciamo perdere. Oggi tutto questo si sta ribaltando grazie alle nuove conoscenze, grazie anche a questi numeri che ci dicono appunto quanto sia importante andare a individuare i portatori in coppie che non hanno idea di essere portatori di quella condizione. Questo lavoro enorme, 346.000 soggetti messi insieme in questo lavoro di qualche anno fa, ci fa fare delle riflessioni. E riflessione è questo: quando andiamo a voler dividere l'idea del carrier per la famosa etnia, quindi l'idea classica, beh, da quale zona del mondo viene quella persona, andiamo a pensare alle patologie di cui in quella zona sono più frequenti, ci fa vedere che negli anni sono state fatte delle linee guida da diverse, dall'ACOG, dalla CMG, da diverse società scientifiche che hanno provato a dire, bene, secondo l'etnia provo a capire che tipologia di carriera, ma questo è un modello classico, un modello che oggi potremmo considerare abbastanza superato, anche perché questo stesso lavoro cosa ci fa vedere? Una cosa molto interessante, che è questa: se noi andiamo a usare le linee guida classiche, quindi semplicemente andiamo a tagliare i nostri modelli di carriera, quindi i nostri modelli di consulenza sulla provenienza geografica di quell'individuo, vedete che le percentuali di perdita di carrier, quindi di perdita di portatori di quelle condizioni, è estremamente importante già andando semplicemente a identificare. Quindi questo approccio classico oggi lo potremmo considerare sicuramente un approccio sempre utile, ma di sicuro superato ormai dalle nuove prospettive. Ma soprattutto è questo che poi capita in consulenza con una società che ormai è sempre più multietnica, quindi quanto vale oggi andare a pensare all'origine geografica di quel soggetto quando ci troviamo dinanzi al soggetto adottato piuttosto che al soggetto che ha origini genetiche da etnie completamente diverse. Quindi l'approccio, diciamo, che andava a selezionare per incidenza in quella popolazione è sicuramente oggi superato. Vi volevo fare al volo vedere questo lavoro che abbiamo fatto alcuni anni fa in Sicilia, proprio per dire che abbiamo affrontato la SMA, patologia molto frequente, patologia di sicuro compresa in qualunque livello di screening e che andrebbe sempre più stressata a livello della consulenza preconcezionale, perché abbiamo visto questo tipo di numeri quando all'interno di la nostra realtà, in questo caso siciliana, vedete che i numeri sono più alti di quelli stimati nella letteratura. Quindi numeri che poi sono importanti, perché dire che è una condizione ogni 30 persone un soggetto portatore di SMA è assolutamente, sono numeri assolutamente, assolutamente importanti. Per non parlare della famosa fibrosi cistica, tanto dibattuta anche, noi siamo in un ambito di SIRU, quindi in ambito di fertilità, tanto dibattuta se inserirlo o meno negli screening pre-PMA o meno, se inserirli solo nel maschio, se inserire il test della fibrosi cistica nella coppia, e con Emiliano stiamo rivedendo per la SIGU anche il documento per la fertilità, proprio per dire, ma le indicazioni con cui siamo andati avanti in consulenza per tanti anni sono realmente validi oggi, o le nuove conoscenze scientifiche ci fanno pensare ad altro? La fibrosi cistica ha tantissime varianti, quindi anche qui un approccio classico con i test di primo livello targettati su alcune varianti sono ancora validi, o conviene inserire la fibrosi cistica all'interno di un carrier in modo da poter vedere più varianti? Questo sulla base anche di quella varietà di etnie con cui ci troviamo poi a scommetterci, quando tante coppie nostre che incontriamo sono anche miste, di etnie miste, quindi lì non puoi usare l'approccio classico del kit della popolazione italiana, piuttosto quindi dai dei rischi di ricorrenza, dei rischi residui totalmente differenti. Allora forse un approccio anche della fibrosi cistica all'interno di un carrier ha un senso per superare questo tipo di limiti tecnici, sempre nell'idea che qualunque test ha dei limiti tecnici, questo tra tecnici lo sappiamo. Fibrosi cistica che ha una diffusione praticamente omogenea nel nostro territorio, quindi anche lì, ma la provenienza geografica di una regione ci dà un senso nel dover selezionare quel paziente? Credo che ormai questo sia assolutamente da abbandonare. Ma perché si è passato dall'idea del carrier screening a questo l'expanded? E mi è piaciuto tantissimo inserire queste immagini di queste mani che si allargano abbracciando questo DNA. Devo per dire, ma forse tra le mani abbiamo una potenzialità tecnica, tecnologica, tanto importante
che ci permetterà di scrivere, di riscrivere quella che è la storia riproduttiva, probabilmente del nostro futuro. E alla fine farò anche delle considerazioni etiche che mi piace sempre lanciare quando ho l'occasione di poter parlare di questo. E allora, probabilmente, se andiamo dal career screening all'expanded career screening, ho voluto usare l'emoticon perché è il linguaggio poi dei giovani, il linguaggio che oggi arriva al pubblico. Io lo uso anche nelle mie consulenze per farmi capire dai pazienti in modo facile i disegni, le immagini, i fumetti, perché poi è importantissimo per il consulente medico non fare la lezione di genetica al paziente, ma farsi capire nel modo più semplice possibile, dal disegnino al cartone animato, a qualunque immagine possa permettere al genetista medico di veicolare un messaggio al paziente. Allora, quali patologie include nell'expanded? E qui le società scientifiche si sono lanciate anche a fare delle considerazioni nei vari committi, da poter dire tutte le pazienti che stanno pensando a una gravidanza dovrebbero pensare a poter valutare lo stato riportatore di alcune patologie. Questo è il 2017, vedete, è un carrier molto limitato alle 3-4 condizioni più frequenti. Però poi si comincia a spingere in avanti dicendo, beh, ma forse dovremmo considerare altre categorie di soggetti che possono beneficiare di questi carrier. E ancora di più, se ci spostiamo qualche anno anche in avanti, anche la società europea di genetica dice, beh, forse vale la pena valutare questo tipo di approccio di carriere non solo durante le fasi iniziali della gravidanza, ma probabilmente, come abbiamo sempre stressato e come il titolo che mi avete piacevolmente affidato, in un'epoca preconcezionale, prematrimoniale, quindi poter identificare queste coppie all'inizio e dare delle opzioni di scelta, perché a volte i pazienti mi chiedono, bene dottore, ma alla fine se scopriamo che tutti e due siamo portatori di questa condizione, cosa possiamo fare? Non possiamo fare nulla? Ci dobbiamo lasciare? Ci dobbiamo separare? No, naturalmente abbiamo l'approccio alla diagnosi prenatale, ma perché no? Oggi abbiamo anche un approccio da PMA con la diagnosi preimpianto mirata a quella condizione. E io questo lo dico alle coppie che hanno anche una fertilità normale, ma che possono beneficiare anche di queste nuove possibilità tecnologiche legate alla PMA, non alla classica PMA per infertilità, ma una PMA a cui la coppia può ricorrere proprio con l'idea di fare una diagnosi preimpianto in quanto portatore di quella stessa condizione. Quindi questo, che nel passato non era possibile perché queste tecnologie non ce le abbiamo, sta aprendo di sicuro una nuova possibilità di utilizzo del carrier screening o degli expanded carrier screening. Ancora qui la letteratura continua a rafforzare questo concetto, quindi anche la letteratura internazionale sta sempre di più stressando il concetto del carrier, dell'epoca preconcezionale, della prevenzione genetica nell'individuare i soggetti portatori di varianti. Chiaramente, come accennavamo in precedenza, non posso buttare dentro l'expanded carrier screening qualunque condizione genetica. Devo seguire delle regole. Le regole vanno sicuramente per la frequenza del gene, per la penetranza del fenotipo, ma vanno anche sull'effetto sulla qualità di vita. Non penserà mai nessuno di inserire in un carrier delle patologie che hanno poco impatto clinico sul soggetto. E questo è per rispondere alle critiche anche di chi dice, bene, facciamo un expanded con 700 geni perché dentro stai cercando le patologie semplici, vuoi quasi selezionare il bimbo perfetto come accennavamo prima. No, ma vanno anche considerate l'età di insorgenza di quella patologia, la possibilità di prevenzione, la possibilità di percorsi successivi al carrier e quindi anche la possibilità poi non solo di dare un risultato a quella coppia di abbandonarla, ma di fare delle proposte operative dal punto di vista riproduttivo alla coppia che abbiamo dinanzi. Siamo nell'epoca preconcezionale, siamo in un momento delicato. Non dimentichiamo, io dico sempre alle coppie, benissimo, quando voi due fate il test di screening, dovete pensare a un'altra cosa, state per fare un regalo alle vostre famiglie. Perché? Perché individuare in due soggetti che magari non hanno un match genetico tra le loro condizioni, ma nel partner maschile troviamo tre condizioni di portatore, nella partner femminile altre tre differenti tra loro. Dirò a queste due persone, tra di voi possiamo stare tranquilli sulle condizioni indagate, ma potete regalare questa informazione ai vostri fratelli e ai vostri sorelle che potranno fare dei test mirati a capire se anche loro sono portatori di quella condizione. Quindi un carrier screening di coppia lo dobbiamo vivere come un carrier screening di famiglia, di nuclei familiari, quindi è un moltiplicatore di prevenzione. E questo spesso non ci pensiamo, ma quando lo diciamo alle coppie
abbiamo regalato loro anche una motivazione in più nel poter fare prevenzione, perché vedono questo messaggio di prevenzione non solo per loro, ma addirittura per poter dare questo anche ai propri nuclei familiari. E non è un qualcosa da trascurare in consulenza. E Emiliano accennava che ci siamo divertiti insieme durante il periodo del famoso lockdown importante a fare dei pomeriggi interi di discussione con altri colleghi che tutti conosciamo della genetica italiana, per arrivare a fare un documento. Emiliano ne ha citato delle parti, mi piaceva citare questa parte dove si accenna a quella che è la definizione di Carrer o di Carrer stesso, come già accennato, i destinatari del test, le tempistiche, ancora di più quali devono essere i criteri per includere le patologie all'interno del test, come accennavamo prima, ma ancora di più quelle che possono essere le criticità del test e soprattutto quelle che possono essere, quella che può essere l'importanza, e mi corre l'obbligo necessariamente di battere su questo, della consulenza genetica pre e post test. E non lo dico perché faccio il genetista medico, ma lo dico perché sono fermamente convinto che non si può lasciare un test di questo in mano al fai da te. Ho inserito quei pulsanti perché un qualcosa che è molto diffuso, che è l'e-patient, lo accennava Marina prima, la possibilità del paziente che entra sul web e si compra il test, gli arriva il kit col tampone e si fa un test e gli arriva una mail con le cose portate. Io qualche anno fa mi trovai con una coppia di ingegneri informatici che, pensate, si era regalata per il primo anniversario di nozze un mini Carrier test, comprandolo su web, su un sito americano molto famoso questo sito, e poi il risultato gli arrivò via mail. Nel frattempo, nell'attesa del risultato, scoprirono di essere in gravidanza e lei era nel panico più totale dopo aver scoperto di essere semplicemente portatrice di emocromatosi, perché da buon ingegnere informatico si era messo su Google e aveva trovato una serie di informazioni fai da te. Quando alla fine nel counseling io ho spiegato che potevano star tranquilli, è stata una loro rinascita. Io gli ho detto: bene, se anziché comprarvi il test su internet molto autonomo avreste fatto un colloquio, ovvero sareste andati a cena con quel costo del test fai da te, probabilmente gli evitavate un sacco di stress inutile, proprio perché non possiamo tollerare l'e-patient che può da solo portarsi su questo tipo di tecnologie. Ma credetemi, io non temo l'e-patient, io temo anche l'e-doctors. Significa il medico che, non avendo alcuna competenza in questo, quindi alcuna competenza genetica, per motivi extra, diciamo, professionali o extra prevenzione, inizia a vendere o a suggerire il test senza poi saperne gestire i risultati. Quindi l'e-doctors è pericoloso tanto quanto l'e-patients. Quali possono essere gli scenari futuri di queste mani di genitori che abbracciano il proprio bimbo, di queste mani che abbracciano questa sequenza del DNA? Bene, in questo lavoro di pochi mesi fa, del 2022, sul carrier screening è stato fatto un po' questa tabella riassuntiva di: allora, quando devo pensare al carrier screening? Come vedete, entra in gioco l'individuo che deve donare i gameti, lo accennavamo prima nella fecondazione assistita, nell'eterologa, le coppie che stanno programmando una gravidanza, quindi siamo in epoca preconcezionale, le coppie con storie particolari riproduttive, o ancora le coppie che sono in un'epoca precoce di gravidanza, avendo i tempi per poter gestire il test, le coppie chiaramente consanguinee, quello è scontato, con una propria tempistica di esecuzione del test. Questa tabella un po' riassume quello che può essere lo scopo di consulenza, di utilizzo di questi test nell'era attuale. Ancora qui accenno, come già accennato, al problema delle coppie infertili. Forse in questo campo il Carrer ha un senso anche etico maggiore, ma io non voglio mai limitare l'utilizzo alla coppia col problema di fertilità, perché sono fermamente convinto che il Carrer deve entrare ormai nella pratica di prevenzione, o quantomeno dobbiamo informare le coppie giovani di queste possibilità tecnologiche. Quindi creare cultura è assolutamente fondamentale. L'universal carrier screening, con questo lavoro, ma perché? Quali possono essere anche i rischi? Bene, è chiaro che ci possono essere delle derive etiche su cui dobbiamo stare attenti. Io qualche anno fa mi sono trovato più volte a parlare agli studenti dell'ultimo anno dei licei. Mi hanno dato il piacere di andare in alcune scuole qui di Catania a parlare ai ragazzi che stavano per finire il liceo. Ma parlo di 15 anni fa. E già allora non esisteva il carrier screening ancora come concetto,
provocatoriamente dicevo stiamo attenti all'utilizzo della genetica, perché i ragazzi mi dicevano bello dottore quello che lei ci racconta, allora forse la genetica risolverà tutto. Io dicevo allora ai ragazzi quasi in modo futuristico, state attenti perché un domani potremmo trovarci a, prima di uscire con la fidanzata, ad avere un match tra due card con i chip per dire siamo compatibili o non siamo compatibili. E poi oggi, ripensando a quelle frasi che dicevo in modo scherzoso per attirare l'attenzione dei ragazzi dinanzi alla possibilità di fare prevenzione genetica, forse il carrer ci porterà a questo. Quindi è anche vero che queste tecnologie meravigliose possono nascondere degli utilizzi, se non in mani esperti, anche pericolose dal punto di vista poi della gestione etica del risultato. E noi genetisti abbiamo un grande ruolo nel prevenire questo tipo di utilizzo. L'utilizzo nei donatori chiaramente è importante, l'abbiamo accennato prima, perché poi vuol dire moltiplicare quel rischio per X donazioni. Dilemma etico, allora stiamo, il carrier, qualcuno ti dice, dottore, ma questo vuol dire che stiamo cercando con queste tecnologie la società perfetta, la società esente da patologie? No, non è questo il senso del carrier. Il senso del carrier è un senso di prevenzione, è un senso di dare alle coppie la possibilità di fare la loro scelta riproduttiva. Accennavamo alla diagnosi preimpianto, possiamo accennare alla diagnosi prenatale, possiamo accennare anche a delle scelte riproduttive totalmente diverse. Quindi lo scopo del carrer non è selezionare il bimbo perfetto. Mi sono anche messo dall'altra parte, qualche volta mi viene da ridere dicendo bene, facciamo il carrer alle coppie, ma siamo sicuri che questo futuro bimbo voglia veramente sapere tutto della propria vita, lo voglia sapere prima? Allora quando voglio conoscere il mio futuro? Ma al bimbo chi ci pensa? E tante volte mi interrogo quando parlo con le coppie in consulenza preconcezionale e dico guardate, cerchiamo di individuare delle condizioni di rischio, non pensiamo di individuare delle condizioni di predisposizione, non ci imbarchiamo in alcune cose. Quindi il counseling, la spiegazione del vero significato del carrer è fondamentale, se no cadiamo in questi errori di interpretazione. E allora ritorno necessariamente alla consulenza genetica. Questi test devono essere gestiti all'interno di un percorso di consulenza genetica, necessariamente. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avere strategie condivise prima di tutto tra gli operatori del settore, e non sempre è così. Il genetista si deve interfacciare con il ginecologo, con l'andrologo, con l'esperto in riproduzione, col medico di famiglia, che spesso, scusate, io lo chiamo medico di famiglia, oggi si tende a chiamarlo medico di medicina generale, ma io sono cresciuto col concetto medico di famiglia come era una volta, vuol dire con chi spesso ha il primo approccio con quella coppia. Il famoso medico di famiglia sapeva tutto delle famiglie, quindi spesso aveva anche nel passato un ruolo di informazione nell'indirizzare verso una consulenza. Chiaramente questi test devono essere accessibili da parte del paziente, ma non accessibile fai da te. Sensibilizzazione della società, la Siru sta facendo tantissimo, i webinar, il sito, tutto è assolutamente utile per sensibilizzare la società verso queste nuove tecnologie, queste nuove possibilità. Allora quale messaggio ci portiamo? Carrier screening, nuove opportunità di prevenzione, fondamentale condividere con la coppia quelle che sono le specifiche, i limiti del test che si sta utilizzando tra le diverse opzioni. La possibilità di completare il percorso diagnostico, l'abbiamo detto, è imprescindibile, lo ribadisco perché è fondamentale dare alla coppia poi un messaggio successivo a quello che è stata la visione del carrer, naturalmente la consulenza genetica. Termino con due immagini. La prima è, bene, noi da tecnici facciamo tutto questo, ma a volte dobbiamo provare a metterci dall'altra parte. L'altra parte è questa coppia che guarda tradizionalmente questo quadro, dove in questo quadro si sta rispecchiando il DNA della coppia, e lo guarda come questo DNA? Lo guarda con tanta speranza, perché in quel test, in quel DNA, spera di avere sicuramente un futuro di prevenzione migliore. Ma perché noi tecnici ci stiamo tanto battendo per fare questo? Ci stiamo battendo per fare questo per dare quanta più sicurezza possibile a quel feto che con le braccia incrociate dà tanta fiducia a noi genetisti nella possibilità di fare prevenzione, ma ancora di più lo stiamo facendo per dare sicuramente, per far risplendere sicuramente un sole migliore sui nostri figli. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie Sebastiano, come sempre anche tu chiarissimo e assolutamente esaustivo. Come al solito faccio una domanda perché sono sempre la rompipalle del gruppo, però trovo, e questo fino a quando sono stata direttore di laboratorio, che in realtà
Noi abbiamo un grosso gap, noi genetisti, abbiamo un grosso gap che è quello del fatto che siamo veramente pochissimi. Allora, secondo me c'è una problematica che gli universitari, e qui mi rivolgo a Emiliano e quindi al gruppo della SIGU, dove io appunto non sono più un membro da tanto tempo, però in realtà bisognerebbe cercare di formare più genetisti, soprattutto anche biologi, nel senso che il genetista clinico ha un ruolo sicuramente, diciamo, di livello diverso, no? Perché noi abbiamo due grossi settori. Questo di cui stiamo parlando alla fine sono quasi delle banalità, no? Le consulenze preconcezionali, le consulenze post-test, l'interpretazione di mutazioni, che comunque è una prerogativa del biologo, se vogliamo, no? Ma noi abbiamo anche il grossissimo campo della genetica clinica, della dismorfologia, della necessità di fare diagnosi di sindromi complesse. Cioè, questo è un settore enorme. Ma i genetisti sono pochi, sono pochissimi, perché se noi mettiamo un medico a fare le consulenze pre-test o preconcepimento, noi perdiamo risorse dalla parte della genetica clinica. E non formiamo i biologi per una consulenza post-test, per una traslocazione. Per dire, io ricordo sempre una mia collega, anche notevolmente conosciuta, della mia età peraltro, un poco più giovane, che quando io le dissi, guarda, c'è un caso con una traslocazione robertsoniana in una coppia, per cui bisogna fargli la consulenza per stabilire cosa fare poi in diagnosi prenatale, eventualmente in gravidanza, lei mi disse, ma noi non siamo formati per questo, perché io che mi sono vissuta la scuola di specializzazione, io mi sono specializzata nell'83, cioè non c'era manco la PCR, questo per capire come sono i dinosauri, quindi calcolate che all'epoca mia c'era una sola scuola di specializzazione a Roma, lo Spallanzani, e unica per medici e biologi in tutta Italia, e non si riempiva mai, perché era considerata una stupidaggine, una genetica, proprio una sciocchezza. Quindi capite da voi quant'è necessario invece formare gente. I ragazzi non devono più andare in laboratorio. Noi con l'EMPAB stiamo cercando anche nella libera professione di far capire che esistono altre attività che possono fare i giovani biologi, ma non devono fare i medici, capito? Quindi voglio dire, sono due figure che devono essere assolutamente complementari, cioè se io quando faccio una consulenza preconcezionale poi vedo che c'è una condizione genetica non diagnosticata, io la devo mandare dal genetista clinico, che è un altro tipo di genetista. Cioè andrebbe fatta una formazione molto più approfondita, molto più diffusa, cercando anche di rendere questa materia meno spaventosa, perché in effetti la quantità di dati è talmente tanta, è talmente enorme, i contenziosi sono talmente gravi, pesanti, che i ragazzi si spaventano e quindi poi non lo fanno. Io non so, Emiliano, nella vostra scuola di specializzazioni quanti ne escono che poi vanno a fare i genetisti, i clinici, i consulenti, i genetisti. Non sono tanti, quindi prova a cercare un consulente genetista che faccia questa attività. No, Marina, sono assolutamente d'accordo con te su tutta la linea, soprattutto sul fatto che si è deciso di avere delle soglie per l'abilitazione professionale, quindi per entrare nell'accademia, molto alte. Queste hanno di fatto determinato l'esclusione di molti genetisti dall'accademia, che magari facevano un po' meno ricerca, ma che erano attivi nel settore, professionisti del settore. E di fatto noi abbiamo sempre cercato di essere i meno possibili. E chiaramente così... Siamo pochi. No, ma di fatto abbiamo fatto l'imperatore, il re del piccolo principe. Cioè non governiamo noi stessi, perché di fatto non c'è più nessuno. Perché di fatto poi abbiamo visto che altre discipline, come la biologia molecolare clinica, la biochimica clinica e la patologia clinica, hanno svalicato i confini, anche perché in vantaggio numerico
dei professionisti. Quindi ma io credo non ci questo sono i posti, perché sia gli importante. Accentramenti dei laboratori, guarda, possiamo pure dirlo a questi ragazzi che si laureano in biologia che la possibilità di andare in laboratorio non ce l'hanno. Guarda, nelle discussioni che abbiamo fatto con Sebastiano, Sebastiano lo ricorderà, c'era da dire, ma facciamo fatica a trovare coloro che faranno queste consulenze pretest, allora le togliamo, ma non può essere quello il ragionamento, perché io devo dire, visto che serve, ho bisogno di più genetisti, non che siccome ce ne sono pochi tolgo la consulenza pretest, capisci? Allora, è chiaro che io sottoscrivo quello che hai detto, dobbiamo cercare di aprirci un po' di più anche alle diverse figure professionali. Il genetista non è soltanto quello che fa la ricerca scientifica, ti parla uno che ne fa molta, come sai, però io credo che invece dobbiamo pensare di aprirci un po' di più. Io credo che questo sia molto molto importante, sottoscrivo totalmente quello che ha detto Sebastiano, che ha descritto perfettamente quella che è la realtà degli ambulatori e scuole che formano i medici a fare quelle consulenze sono pochissime. Sono veramente pochissimi, questa è la realtà dei fatti. E suddividendo correttamente i ruoli tra biologi e medici, si può avere una sinergia di lavoro tra due categorie diverse che possono dare lavoro a tutti. Cioè, io credo che uno che si specializza in genetica medica ormai trova lavoro, penso, prima di essere specialista. Non... Dobbiamo anche dimostrare questo, no? Che... Ma noi rientriamo nella carenza del personale sanitario che abbiamo voluto. Perché questa carenza non è che ci è piovuta dal cielo, la carenza del personale sanitario l'abbiamo voluta con delle limitazioni nei numeri nell'accesso alla carriera universitaria, e parlo degli studenti, con numero chiuso di medicina ha determinato questo. Certo. Numero chiuso di medicina da una parte, numero chiuso delle scuole di specializzazione, dove stanno i genetisti? Ma non ci sono i genetisti, non ci sono i ginecologi, non ci sono i pneumologi, questa è la verità, dobbiamo cercare di lavorare un po' meglio. Certo, e tornando a quello che diceva Sebastiano, quindi il valore aggiunto di questi screening esiste nel senso della comunicazione, perché secondo me poi sta emergendo da queste relazioni il concetto fondamentale, cioè noi dobbiamo informare che esistono questi screening, poi è una scelta della coppia, però vanno informati correttamente, perché negare l'esistenza di certi test non ha senso, come indicare alla coppia farlo o non farlo. Certamente, quando tu hai una coppia a cui spieghi che fai 1000 geni e poi magari loro hanno il numero 1001, diventa difficile ovviamente che, cioè se hai una persona ragionante, una persona che ha gli strumenti per capire, una coppia che ha gli strumenti per capire, forse si rendono conto del significato di questa cosa, però è importante anche che si diano le informazioni corrette. Non so se ci sono domande ulteriori. Ma io aggiungerei più una provocazione. Oltre a fare dei numeri, diciamo, uno screening con dei numeri di geni di cui magari penso che mai ci accorgeremo quanto è il numero giusto, secondo me la comunità scientifica dovrebbe raggiungere un consensus sul contenuto dei geni essenziali in uno standard che dovrebbe essere proposto quantomeno come numero minimo da screenare, perché se poi, per esempio, potrebbe pure essere un modo per poter ovviare al problema delle donazioni, perché se poi sappiamo già a priori che tutte le donatrici o i donatori sono screenati con quel set di geni che è stato unanimemente, diciamo, condiviso tra gli esperti che sono essenziali, poi penso che tutto il resto, tutti i problemi correlati alla, diciamo, alla procreazione assistita sono risolti, perché comunque già sappiamo a priori che sono stati screenati, ecco. Quindi è importante, allora, secondo me, sì, arrivare a però lo capisco che è pure una bella sfida, abbastanza però difficile. Noi abbiamo fatto come Siru. Emiliano ancora non era con noi, forse Sebastiano già era in Siro, non lo so. Abbiamo fatto una consensus proprio su questo, che poi, diciamo, noi dovremmo anche riprendere in qualche modo e completare, no? Con i genetisti della Siro. Una consensus che dicesse, Nino mi pare che ci sei collegato, Sandrino ho visto pure che sei collegata, non so se volete dire qualcosa anche voi, cioè... Noi dovremmo promulgare un documento che ci consenta di stabilire un livello minimo. Questa è una tutela, perché nel momento in cui tu proponi dei test, oggi sappiamo bene che è regionale, no? Per cui alcuni fanno fare
pannelli di milioni di geni, altri fanno fare zero, ma solo la consulenza. In Toscana, per esempio, non si va manco al cariotipo se non lo consiglia il genetista. I protocolli con le raccomandazioni che ci sono in giro per le varie regioni ti dicono: fai cariotipo fibrosicistica, faccio la SMA o non la faccio? Mutazioni di fibrosicistica ne faccio quante? 60 o 130? No, cioè, capisci? Ma come facciamo ad avere anche una tutela, noi che facciamo la consulenza, noi che proponiamo i test, i laboratori? Cioè, non è una cosa da poco un discorso del genere. Noi dovremmo cercare ad avere un comportamento e una linea guida da seguire, delle raccomandazioni da seguire che anche ci tutelino, cioè che uno dica: ho proposto alla coppia quello che è il minimo sindacale, che secondo me dovrebbe essere poi un documento con poche analisi, forse, perché questo consentirebbe poi un po' a tutti mi di sentite? Poter fare. Sì, Domenico, ti sentiamo, visto che sei collegato. Scusate. Ma no, scusa, adesso ti diamo subito la parola. E quindi, dicevo, dovremmo fare un documento che forse non contenga neanche tante cose, ma l'obbligo di informare che ci sono i test più avanzati. Questa è la mia opinione di come io gestirei un documento di questo tipo. Non so come la pensate voi, ma insomma penso che forse sarebbe arrivato il momento di fare una cosa del genere, ecco. Ok, altre domande? Nessuno alza la mano? Allora, se sei pronto, Domenico, io ti darei la parola, perché sì. La dottoressa Bottillo non c'è, e quindi ti darei la parola con Expander Carrier Screening, dalla informazione social alla consulenza del genetista, quindi tu stai proprio nell'occhio del ciclone. Io, Marina, volevo, mi sentite bene? Sì, sì, benissimo. Ok, io volevo aggiungere qualcosa a quello che tu hai detto. Sì. Io dico sempre che ogni screening è frutto del proprio tempo e delle proprie, quindi, capacità tecnologiche nelle quali quindi si intercala lo screening. Noi abbiamo, come genetisti, siamo nati come citogenetisti, abbiamo quindi visto l'evoluzione della nostra quindi materia, anche per quanto riguarda quindi la prevenzione e la diagnosi delle patologie genetiche. Quindi la mia relazione sarà improntata su questo excursus e come quindi la consulenza genetica può quindi aiutare le coppie sia della popolazione generale e sia quelle quindi che hanno un rischio aumentato di procreare feti affetti da una patologia cromosomica o monogenica. Quando inizio la mia relazione mettendo questa foto di questo bambino, perché quando una coppia ha la fortuna quindi di poter quindi pensare di procreare feto, la prima cosa che pensa è quindi che nascerà un ercolino. Ma successivamente lui dice: ma una volta che nasce questo soggetto, che farà? Diventerà un grande attore, come ad esempio quindi George Clooney? Oppure diventerà un grande campione di calcio, come ad esempio Gianni Rivera? Oppure diventerà un grande scienziato? Dopo aver avuto queste belle idee, fra quindi marito e moglie, si sviluppa un dubbio: ma il bambino sarà sano? E quindi ci viene in mente l'urlo di Mu. Oh, e quindi quando noi vai avanti, quando quindi noi dobbiamo quindi pensare se il bambino avrà una patologia, dobbiamo quindi distinguere la patologia che si manifesta o in epoca prenatale o quindi all'atto della nascita in una cosiddetta causa congenita. Ma la causa congenita non è legata solamente a una causa genetica, quindi non è sinonimo di una causa genetica. Quindi la patologia congenita può essere quindi di natura esogena oppure quindi legata a un gap genetico. Vai avanti. Quali sono quindi le cause esterne? Le cause esterne possono quindi essere legate a più fattori, possono quindi essere quindi collegate quindi a una esposizione ad agenti quindi virali, per esempio un toxoplasma, o ad agenti quindi chimici o fisici, oppure quindi altre quindi cause. Un esempio di un bambino che possono nascere con un deficit congenito, ma che non è di natura genetica, è quello che si è verificato negli anni precedenti, quando le donne incinta venivano quindi a contatto con un virus che era trasmesso da una zanzara, che chiamate quindi Zika virus. Queste donne quindi, se
questo virus, contraevano, scusate, questo virus, potevano nascere dei bambini con la cosiddetta quindi microcefalia. Quindi nascevano questi bambini con microcefalia, ma la microcefalia non è legata a una patologia genetica, ma a un'infezione che la donna prendeva nel primo trimestre di gravidanza, e quindi nascevano questi bambini microcefali. Un altro esempio di una patologia congenita che non è dovuta a una causa genetica è, abbiamo visto, quindi l'utilizzo negli anni 80 di un antiemetico che era la talidomidina, che utilizzavano le donne quando avevano le iperemesi gravidica, ma questo effetto, la talidomidina aveva un effetto antiemetico, ma bloccava i cosiddetti fattori angiogenetici, e quindi i bambini di donne che assumevano talidomide nascevano quindi con la cosiddetta focomelia, quindi una causa congenita, ma non è dovuta a una causa genetica. Andiamo avanti. Un altro esempio di causa esogena è dovuta quindi alla cosiddetta sindrome fetoalcolica, cioè le donne che in gravidanza bevevano, assumevano quindi alcol in maniera spropositata, nascevano i cosiddetti bambini quindi affetti dalla cosiddetta quindi sindrome fetoalcolica. Quindi andiamo avanti. Quindi abbiamo quindi ben compreso come quindi vi sono delle patologie congenite che si manifestano alla nascita, che però non sono dovute a patologie genetiche. Ma che cos'è una patologia genetica? Una patologia genetica, dove dobbiamo distinguere le varie patologie genetiche, possono essere quindi le patologie di origine, quindi dovute a un cattivo funzionamento dei cromosomi, quindi la cosiddetta citogenetica ci viene d'aiuto, oppure le patologie che colpiscono dei singoli geni, e così mettere le cosiddette patologie geniche, un esempio è la talassemia, la fibrosicistica. Un altro quindi esempio è legato quindi alla cosiddetta quindi patologie mitocondriali. Noi sappiamo che le nostre cellule hanno un DNA nucleare e hanno un DNA extranucleare che serve quindi per funzionare la cosiddetta catena respiratoria, e quindi si possono essere anche le cosiddette malattie mitocondriali, oppure quindi le cosiddette malattie genomiche, che possono essere legate alla perdita di o all'acquisto di più geni, oppure alle cosiddette malattie plurifattoriali. Ma facendo uno studio fra gli aborti nel primo trimestre di gravidanza, si è visto quindi che quasi il 42% degli aborti era dovuta a una causa cromosomica. Andiamo avanti. E quindi, facendo una relazione, cioè una coppia della specie umana che il rischio ha di creare un bambino affetto da una patologia congenita, si è visto quindi che il rischio va dal 3 al 5%. E studiando un numero congruo di soggetti neonati affetti quindi da una patologia congenita, si è visto quindi che circa quasi l'80%, andiamo avanti, era quindi collegato a una causa non conosciuta, ma ben il 15% era legato a una causa cromosomica. Ecco perché, anche se sono passati 66 anni dalla scoperta dei cromosomi, la patologia genetica che può intaccare un futuro nascituro è la cosiddetta quindi patologia cromosomica. Andiamo avanti. E quindi perché c'è questo problema? Perché si è visto che l'età di fecondazione che una donna ha di concepire, man mano, specialmente nelle zone, nelle paesi industrializzati, la donna quindi procrea più tardivamente, per condizioni socio-economiche che noi conosciamo benissimo, e si è visto quindi che più tardi la donna quindi procrea, più il rischio di avere un bambino con una patologia cromosomica e specificatamente la cosiddetta sindrome di Down è direttamente proporzionale all'età materna. Andiamo avanti. Noi sappiamo che possiamo distinguere l'epoca endouterina del futuro nascituro in due momenti: un momento quindi dove parleremo di embrione e un momento dove parleremo quindi di feto. Ora, quando noi abbiamo due strategie per conoscere lo stato di salute, andiamo avanti, o quindi studiare direttamente tramite la cosiddetta diagnosi prenatale il materiale quindi fetale, oppure quindi e questa viene chiamata diagnosi prenatale, però per far questo abbiamo bisogno appunto di andare a prendere una quantità di un determinato tessuto embrio fetale, oppure quindi, e quindi noi abbiamo una diagnosi certa, però questo comporta un rischio di aborto, oppure quindi andare quindi a fare un test di screening il quale non ha
un valore diagnostico, però quindi ci dà un orientamento di come quindi potrebbe quindi nascere il nostro quindi figlio. Per qua andiamo avanti, per quanto riguarda quindi la diagnosi fetale, possiamo quindi l'epoca più precoce per fare la diagnosi prenatale, fetale, embrionale, scusate, è attraverso lo studio del liquido celomatico, chiamato celocentesi, che si attua verso quindi l'ottava settimana. Quindi questo è il periodo più, più precoce per andare quindi a studiare l'assetto del futuro nascituro dal punto di vista genetico. Andiamo avanti. Noi sappiamo quindi che il numero di cromosomi, ce lo dice Valentino Rossi, che la specie umana ha, è di 46 cromosomi. Se questo numero quindi aumenta, secondo quindi il cromosoma indagato, andiamo avanti, possiamo quindi avere le cosiddette quindi patologie cromosomiche. Se troviamo un cromosoma 13 in più, parleremo appunto della cosiddetta sindrome quindi di Patau o trisomia del cromosoma 13. Se abbiamo un cromosoma 18 in più, parleremo quindi della sindrome di Edwards. Se troviamo un cromosoma 21 in più, parleremo della cosiddetta sindrome di Down. Queste tre sindrome sono le sindrome quindi più diffuse fra le patologie citogenetiche, che sono quindi compatibili con la vita. Accanto a queste possiamo avere anche un deficit, andiamo avanti, del cosiddetto quindi numero dei cromosomi. E come voi ben sapete, l'unico monosomia del cromosoma presente all'interno della specie umana compatibile con la vita, la cosiddetta sindrome di Turner, oppure la presenza di un cromosoma, andiamo avanti, sessuale in più, ad esempio la sindrome quindi di Klinefelter, andiamo avanti, ci siamo? Avanti, ecco la sindrome di Klinefelter. Quindi è dovuta alla presenza di un cromosoma X sovrannumerario, ma siccome nella specie umana il sesso maschile è determinato dalla presenza assenza del cromosoma Y, voi vedete che anche se vi sono due cromosomi X in questo caso, la presenza del cromosoma quindi Y correlata quindi alla nascita di un soggetto di sesso maschile. Andiamo avanti. Avanti. Ora, aspetta. Vai indietro, scusami. Se non sapeste come io sto facendo la relazione, vi mettereste a ridere. Va bene. Ora, se noi abbiamo visto che questa lega finatura è legata al numero dei cromosomi, che sono in più o in meno, a seconda se sono in più o in meno, vi è una sindrome cromosomica legata alla cosiddetta aneuploidia. Però possiamo avere anche qui delle perdite di pezzettini di cromosomi. Se voi osservate questa foto, vedete quindi che il braccio corto del cromosoma 4, abbiamo avuto una piccola perdita. E questa perdita è associata a una grave forma di patologia chiamata sindrome di Wolf. Oppure se abbiamo una piccola perdita che del braccio lungo del cromosoma 5, abbiamo la cosiddetta sindrome di Cri-Duchat. Ora, ma se abbiamo delle piccole, ancora più piccole perdite di cromosomi, le riusciamo a vedere col cariotipo tradizionale? Andiamo avanti. Io vi rispondo già di no, perché il limite di risoluzione della citogenetica è collegata alla presenza di sotto delle 5 megabasi. Cioè se noi, e quando diciamo 5 megabasi per essere buoni, ma vi garantisco che in alcuni casi, anche quindi se si ha una perdita anche di 10 megabasi, sfido qualsiasi citogenetista anche bravo, quando il bandeggio ha di sotto di 300 paia di basi, a vedere quindi questo tipo di perdita. Ecco perché quindi il limite della citogenetica è legato al potere risolutivo legato al microscopio e al bandeggio. E quindi tutte quelle anomalie che si trovano al di sotto di 5 megabasi, la citogenetica non le può vedere. Ma che cosa è venuto incontro per andare al di sotto, avere un potere risolutivo maggiore? Andiamo avanti. Si è sviluppata una metodica chiamata appunto citogenomica. E quali sono queste due tecniche citogenomiche che vengono utilizzate? E sono quindi l'ibridazione in situ fluorescente e la cosiddetta CGH array. Queste due metodiche citogenomiche, possono quindi andare a vedere perdite o acquisizioni di quantità di DNA che sono quindi al di sotto delle 5 megabasi. Andiamo avanti. Ora, fino ad ora abbiamo visto quindi che
per far questo abbiamo bisogno del materiale fetale che ci viene appunto quindi dato dal prelievo o di liquido abbiotico o di villo coriale o di liquido celomatico o di sangue cordonale. Ma queste metodiche chiamate celocentesi, villocentesi, amniocentesi o funicolocentesi comportano un rischio di aborto per la doppia, che questo rischio è stato calcolato che se una donna si sottopone ad amniocentesi il rischio è dello 0,11%, se si sottopone a villocentesi il rischio è dello 0,22%. Quindi ora, quando è conveniente far rischiare alla donna? Ci abbiamo dei criteri per poter quindi far applicare alla donna la diagnostica prenatale. Andiamo avanti e sono quindi qui elencati. Se voi osservate, quando si può consigliare a una donna di attuare la cosiddetta quindi diagnosi prenatale invasiva? Quando quindi viene la gravità della malattia di cui si segue la diagnosi? Immaginate un soggetto con la fibrosi cistica, un soggetto quindi con l'atrofia muscolospinale, quindi due soggetti, due coniugi che sono entrambi portatori di atrofia muscolospinale, hanno un rischio del 25% di far nascere un bambino con atrofia muscolospinale, quindi è un rischio più alto rispetto quindi al rischio che con la biocentesi, con la villocentesi possono abortire, e quindi in questi casi è consigliabile la diagnosi prenatale. Non solo, ma quando vi è un'assenza di un efficace trattamento terapeutico, oppure quando vi è una disponibilità di un test accurato. Quindi non dobbiamo proporre la diagnosi prenatale a persone che vogliono sapere se il feto ha una suscettibilità maggiore o minore di sviluppare un determinato tipo di patologia, ma quando siamo certi che il feto può avere quindi questo tipo di patologia. Oppure la presenza di un rischio riproduttivo di ferito elevato per la gravidanza. Oppure quindi accettabilità dell'interruzione di gravidanza, cioè quando la malattia della quale si sta indagando non vi è una scelta quindi terapeutica postnatale. Andiamo avanti. Ora voi mi fate la domanda a me, dice: guardate, dottor Deletre, ma se io in famiglia non ho nulla, facendo una buona consulenza pre-test, quindi dice, io non siamo portatori, non sappiamo nulla di noi, ecco che poi vi do il problema del carrier screen. Dice, ma noi dobbiamo far rischiare ogni volta facendo una diagnosi prenatale di abortire? No. Allora possiamo quindi proporre alla coppia che è incinta di fare dei cosiddetti, andiamo avanti, test, che sono chiamati test di screening, che hanno il vantaggio di non procurare un rischio di aborto, ma lo svantaggio di non avere una diagnosi certa, però hanno un'attendibilità elevata. I test di screening che noi possiamo proporre sono quindi l'NT test, il B-test, oppure quindi il DNA fetale da sangue periferico. Andiamo avanti. In che cosa consiste il LIPT test? Il LIPT test serve, quindi il ginecologo va a vedere tramite un'ecografia, va a misurare tre parametri ecografici diretti del feto, e che sono la traslucenza nucale, che è quella plica che si forma dietro la nuca del feto, la misurazione del CRL, cioè la lunghezza vertico osso sacro. Imparate bene che la lunghezza vertico osso sacro del feto ci dà una diagnosi esatta della crescita endoterina del feto, e poi quindi ci va a vedere un'altra importante cosa, che è la verifica che il feto viva. E come si fa a vedere se il feto vive? Vedendo quindi il battito cardiaco fetale, cioè un'assenza di battito cardiaco fetale ci dice quindi che il feto quindi ha arrestato, quindi si ha avuto la cosiddetta morte endotelina. Andiamo avanti. Ora, se voi osservate questa slide, voi vedete quindi che la plica nucale è quella che è in basso del teleschermo. Andiamo avanti. E si è visto che più la plica nucale aumenta, più il rischio di avere un problema quindi di congenito, che generalmente può essere correlato ad una trisomia del cromosoma 21 del feto, è direttamente proporzionale all'aumento della plica nucale. Quindi quando noi abbiamo già una plica nucale che supera i 2,5-2,7, dobbiamo iniziare quindi a non a preoccuparci, però ad allertarci. Andiamo avanti. Se voi osservate che questa plica è intorno a 6,
Quindi qua stiamo intorno a quello che vi ho detto, quindi al limite di una cosiddetta idrope fetale. E quindi in questi casi si impone la diagnosi prenatale. Andiamo avanti. Questo è il CRL. Andiamo avanti. Ora, che detection rate ha l'LT test? Se voi osservate, la detection rate dell'LT test associato all'età materna, ricordatevi che è l'aumento il rischio di avere patologie cromosomiche direttamente, quindi con l'aumentare dell'età materna. Se voi osservate, se noi associamo l'LT, il CRL ed quindi l'età materna, abbiamo una detection rate per la trisomia tra 18 e 21 pari al 70-80%. Ma noi possiamo aumentare la detection rate? Sì, andiamo avanti. Quando noi abbiamo una plica nucale aumentata, non dobbiamo pensare solo all'anomalia cromosomica, ma potrebbe sottendere altri tipi di patologie, a difetti cardiaci, a sindromi geniche, a compromissione intratoracica e anomalie del test linfatico. Andiamo quindi avanti. Un esempio è dato quindi un'ecografia del primo trimestre. Qui a destra vediamo che vi è una oloprosencefalia, una anencefalia, quindi già sono diagnosi fatte ecografiche di un'alterazione embrio-fetale incompatibile quindi con la vita. Quindi io tengo a sottolineare che l'ecografia fetale del primo trimestre è fondamentale, serve per poter quindi studiare anche la presenza dei difetti anatomici fetali che possono sottendere una patologia congenita fetale. Andiamo avanti. Ora, se all'LT, alla triplica nucale e al CRL, prendo altri due parametri, andiamo avanti, che sono quindi due proteine o glicoproteine che producono, se si produce durante il feto, che sono prodotte quindi dall'unità materno-fetale, possiamo quindi sviluppare un test che ha una detection rate maggiore, che si chiama appunto B-test. Che cosa consiste il B-test? Andiamo avanti. Il B-test unisce dei parametri diretti fetali, che sono l'NT test ed il CRL, al dosaggio della due sostanze, che sono quindi la gonadotropina, la frazione beta della gonadotropina coriolica ed quindi la proteina plasmatica placentare. Andiamo avanti. E noi vediamo quindi che, se voi osservate questa slide, la parte di sinistra, voi osservate che man mano che aumenta il multiplo della mediana della beta HCG, il rischio di avere un problema cromosomico fetale è aumentato. Al contrario, se vedete nella parte del grafico di destra, man mano il multiplo della mediana si riduce della proteina plasmatica placentare, il rischio aumenta. Quindi se noi abbiamo un multiplo della mediana bassa correlata alla PAPE ed un multiplo della mediana aumentato collegata alla beta HCG, associata a una transgenza nucale al di sopra di 2,7-2,8 mm ed un CRL quindi che è ridotto, il rischio quindi di poter avere un feto con patologia cromosomica è veramente elevato. Andiamo avanti. Sì? Quindi, se prendiamo l'LT test, l'età della mamma, il CRL e i dosaggi della beta HCG della PAPEI, vediamo che la detection rate, andiamo avanti, per il B-test si avvicina al 95%. Se a questo usiamo altri marcatori ecografici fetali, come quindi il rigurgito della tricuspide, oppure quindi il dotto del dotto venoso, andiamo avanti, noi osserveremo quindi che vi è un problema cromosomico. Vi ho messo un esempio. Viene da me una donna, si sottopone a quindi il B-test, andiamo avanti, e il B-test mi dà una plica nucale a 26 anni, la donna di 26 anni, clicca di nuovo, una plica nucale di 2,2. Quindi noi stiamo qui tranquilli. Clicca. Ora,
Con il B-test noi vediamo quindi che ci dà una buona detection rate, che è intorno quindi al 95%. Voi conoscete bene che vi è un ultimissimo test di screening che viene chiamato quindi DNA fetale da sangue materno. Andiamo avanti. In che cosa consiste il DNA fetale da sangue materno? Il DNA fetale da sangue materno sono quindi dovuto alla presenza nel circolo sanguigno materno del DNA che deriva dalle cellule apoptotiche della cellule placentari. Naturalmente quindi queste cellule sono presenti fino nel sangue della donna fino a quando quindi vi è la placenta, ma una volta quindi che vi è il parto e si ha l'assecondamento con la rimozione della placenta, il DNA fetale rimane nel ciclo materno 1-2 giorni. Questo è un concetto importante che vi voglio dire, perché molte volte mi dicono: se ho la seconda gravidanza, non è che dottore voi andate a ricercare il DNA fetale della prima gravidanza e facciamo il macello? No, perché il DNA fetale del ciclo materno è collegato alla presenza della placenta. Una volta che io la placenta la tolgo, il DNA presente, fetale presente... Sì? Scusami se ti disturbo, ti rimangono 5 minuti. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Va bene. Ora, io voglio dire ora... Allora, vabbè, quindi questi sono i test di screening che si fanno quindi quando la donna è incinta. Quindi noi abbiamo questi due concetti terminali. Quindi abbiamo detto quindi che vi è la diagnosi prenatale quando la donna è incinta e quando viene fatta la diagnosi prenatale. Abbiamo quindi detto che ci sono dei test screening e quali sono l'NT test, il B-test ed quindi il DNA quindi fetale. Ora dobbiamo quindi fermarci un attimo e dire: ma abbiamo altre opportunità? Abbiamo delle opportunità? Per forza dobbiamo ricorrere alla diagnosi prenatale? No. Possiamo quindi ricorrere quando ci sono una coppia che hanno veramente un rischio concreto di far nascere un bambino con l'X fragile, con l'istrofia muscolare Duchenne, con quindi le malattie autosomiche recessive. Possiamo quindi usufruire della cosiddetta diagnosi preimpianto, cioè studiare quindi l'embrione, selezionare gli embrioni e quelli quindi che sono quindi esenti da patologie oggetto dello studio possono essere impiantati. Badate bene che la diagnosi preimpianto è stata paragonata per la legge italiana alla diagnosi prenatale. Quindi se abbiamo due soggetti che sono entrambi portatori, oppure la mamma che è portatrice di istrofia muscolare Duchenne, può quindi optare per scegliere un percorso di diagnosi preimpianto. Questo è il concetto importante. L'ultimo concetto che vi dico è il carrier screen. Noi abbiamo fatto uno studio come quindi Società di Genetica Umana, del gruppo della Società di Genetica Umana, e abbiamo quindi visto quindi che quando proporre il carrier screen, qual è studiare in epoca preconcezionale quali soggetti sono quindi portatori di una anomalia monogenica, che poi generalmente ciascuno di noi potrebbe essere portatore sano di sette patologie autosomiche recessive, e le donne c'è una frequenza importante di quelle dette malattie X-linked recessive. Allora, il carrier screen è un test, ecco perché ho esordito dicendo che ogni test di screening è frutto del proprio tempo. Il carrier screen può essere proposto a delle coppie della popolazione generale per comprendere se queste sono quindi portatori di un deficit genetico che non si manifesta sia dal punto di vista biochimico e sia dal punto di vista fenotipico, ma per poter comprendere se sono portatori o meno di una anomalia genetica autosomica recessiva X-linked, necessita del cosiddetto carrier screen. Quindi applicando il carrier screen noi vediamo quali coppie hanno un rischio concreto di poter procreare soggetti quindi con patologie geniche, e oppure con portatori di riarrangiamenti cromosomici tipo le traslocazioni reciproche bilanciate o le traslocazioni personali, e a queste quindi fare un buon counseling sulle alternative per poter quindi avere un figlio che esende da questo tipo di patologie. Io concludo. Allora, va bene? Grazie moltissimo, so che sei stato carinissimo perché sei in una situazione un po' complicata, comunque abbiamo risolto. No, allora. Non ho messo il video perché sennò
si estrinseca l'arcano. E allora lasciamo stare, lasciamo questa suspense. Guarda che Simone è nel tuo stesso arcano, quindi non ti preoccupare. Ah, a posto. Allora, no, insieme. Se ci sono domande, io sono. Grazie, sei carinissimo. Quello che io volevo, prima di lasciare la parola a Nino, che magari ci fa due parole di conclusione, invece volevo un attimino riprendere il punto della tua relazione riguardante il fatto dell'informazione che passa anche attraverso i social, perché non abbiamo toccato questo argomento, ma questo argomento invece è molto importante, perché vediamo che tra Facebook, tra Twitter, tra Instagram, tra TikTok dove fanno i balletti, eccetera, eccetera, queste informazioni non hanno filtri e quindi diventa realmente molto difficile riuscire a gestire, diciamo, se vogliamo, le informazioni che vengono comunicate ai nostri pazienti. Quindi è fondamentale che ogni centro di educazione assistita abbia i propri specialisti che poi cerchino di mettere una toppa in questa situazione, diciamo, di comunicazione che è complessa. Quindi diciamo che in realtà poi alla fine il filo conduttore di tutto questo discorso di oggi è che questi test screening sono dei test screening importanti, utili, che segnano l'evoluzione della genetica, che stanno dando delle informazioni sempre più importanti e che nel corso dei mesi e degli anni daranno informazioni sempre più importanti, ma che vanno comunicati nel modo corretto, cosa che ovviamente non è semplice, perché siamo in un'era in cui la comunicazione, purtroppo, tra fake news, tra gente che si improvvisa, tra e doctor, come l'ha chiamato prima Sebastiano, siamo nelle mani di gente che è veramente preoccupante. Non so se qualcun altro vuole fare un commento prima di dare la parola al nostro presidente. Francesco, vuoi dire anche tu qualcosa? Sì, e poi in pratica questo documento riprende proprio l'allarme che avevo cercato di trasmettere riguardo appunto l'utilizzo e la vendita di questi test online, quindi con lo scarso controllo sull'offerta e anche sulla gestione dei risultati di queste test. Sicuramente, ovviamente, i social possono amplificare ciò. Sappiamo che i social possono contenere anche dei messaggi promozionali, per cui è anche chi si presta, i cosiddetti influencer, possono a loro volta trasmettere dei messaggi promozionali. Quindi il rischio è latente e comunque reale. Quindi è importante da parte dei professionisti sicuramente educare in maniera appropriata i pazienti, e nel caso in cui ovviamente vengono fuori questo genere di richieste, stigmatizzarle in maniera decisa. Ecco, poi non so se Nino voleva. Così, esatto, passiamo la parola al nostro super presidente, che così ci conclude l'incontro. No, io vi devo dire, mi sentite? Sì, sì. Io devo dire che avete fatto un lavoro straordinario. Ciao Nino! Ciao. Ciao da parecchio questa. Avete fatto un lavoro straordinario, bellissimo. Avete affrontato, come posso dire, un tema caldo, caldissimo. L'avete fatto con grande equilibrio da tutti i punti di vista, ponendo anche, come posso dire, la questione in modo laica e non ideologica, che è una cosa che la genetica ha come rischio e che l'avete fatto in modo diverso rilevare in tutti gli interventi, nelle questioni che poneva Francesco, anche il modo come lo diceva Marina, lo stesso intervento di Simone. Io penso che la cosa di cui dobbiamo avere consapevolezza è, da una parte, quello che è il livello culturale diffuso della genetica, qual è la cultura della popolazione nei confronti della genetica, perché si è creata appunto un'esplosione, penso, in questi anni, dove la miscela è la cultura che ha la popolazione e l'idea che si ha della genetica e le possibilità che noi abbiamo enormi, la indicava benissimo Marina, di conoscenza e approfondimento. Cioè c'è veramente una separazione e una spaccatura fra questi due mondi, tra quella che è la cultura consolidata da centinaia di anni e quella che è la nostra possibilità. Diceva Marina che nel 1983 non c'era neanche la PCR, pensate che sono passati 30-40 anni
quindi possiamo dire una generazione e mezza, due generazioni al massimo, e le nostre capacità sono diventate... Ma mica tantissime, due generazioni, mi devo presentare con la crocchietta qua io. No, no, infatti no, io dico sono da Befana. Sì, no, no, non sono niente questi... questo tempo che è passato, ed è proprio lì, Francesco, dove si insinuano i pericoli a cui facevi a fare riferimento. Cioè nessuno nei media si immagina o pensa, o qualsiasi influencer, di dare un consiglio su come cambiare una valvola al cuore, però c'è di tutto e di più, appunto, si arriva ad offrire test genetici anche online. Perché? Perché si sfrutta perfettamente questo stato di ignoranza che c'è nella popolazione nei confronti di un ambito che è la malattia genetica, che è vissuto come un fatto quasi inevitabile e nello stesso momento per la stragrande maggioranza è incurabile. Quindi è quando ti capita è solamente una disgrazia che ti deve accollare per tutta la vita in modo proprio inevitabile. Ora, in questi due, in questo spaccato, in questa falla, noi abbiamo tutto ciò che ci può fare paura, e quindi è giusto quello che si diceva e si ragionava sul numero dei genetisti, sulla cultura dei genetisti, sull'apertura, ne faceva riferimento Emiliano, di questo mondo alle altre discipline. Veramente ci vuole una contaminazione culturale di tutto quello che è l'ambito della medicina, mettendosi gli occhiali della genetica. Quindi questo, noi dobbiamo superare gli egoismi, dobbiamo superare la voglia di mantenersi il proprio orticello e coltivarselo e veramente contaminarci. Nell'era in cui la medicina personalizzata, non a caso messa in campo negli anni 90 dagli oncologi, nel momento in cui le capacità di indagine genetica sono diventati enormi, cioè dire, ci sono dei passaggi proprio storici ormai della scienza a cui stiamo assistendo e che sta portando veramente a una medicina completamente diversa, non più basata sulla base evidence, ma basato veramente sulla personalizzazione, che vuol dire sistemi di ricerca diversi, metodologie di indagine diversa. E l'intelligenza artificiale in questo ambito darà una spinta enorme, fortissima, superando quella che è stata la medicina, anche la metodologia di ricerca a cui siamo stati abituati finora. Per cui, diceva Marina, una cosa giustissima, cioè forse è arrivato il momento di andare, quando parliamo di career screening, è arrivato il momento di definire alcune regole, alcuni principi, che sono quelle a cui dobbiamo fare riferimento e che dobbiamo proporre per cominciare a cambiare la mancanza di cultura o modificare la cultura della coppia e della popolazione. Cioè dobbiamo avere degli elementi. Sì, si diceva bene, lo diceva Bianca, un criterio deve essere la malattia genetica rispetto alla qualità della vita dell'individuo, quello deve essere un criterio. Se la malattia genetica di cui parliamo e vogliamo andarla a inserire in un career screening ha un'insorgenza precoce oppure un'insorgenza tardiva, vedere qual è l'incidenza. È evidente che la multietnicità, la mescolanza dei geni, delle popolazioni di ora non è paragonabile con quella che erano le mescolanze genetiche di 1000 anni fa o di 200 anni fa, e quindi bisogna andarle a capire meglio quali sono le incidenze di queste malattie. E io dico, Marina, dobbiamo farlo immediatamente, voi siete un gruppo fantastico, cominciamo a lavorare su questo, cominciamo a uscire, riprendiamo una lista... le fila di quello che abbiamo fatto a Lampedusa. Esattamente, avevamo iniziato benissimo lì, poi ci siamo arrivati in mezzo a tante però cose. Lampedusa aveva, come ti posso dire, un occhio guardato nello specifico a quella che era la donazione dei gameti. Noi qua stiamo discutendo della possibilità di fare uno screening su tutta la popolazione, non solamente sulla coppia che, certo, fa riferimento e necessità di un... Però in questo caso bisogna però lavorare con la SIGU, perché ovviamente quella è la società dei genetisti, quindi certo, no, Emiliano è il nostro tramite per poter fare una sinergia fra SIGU e SIRU. Certo. L'obbligo, perché altrimenti perdiamo
di credibilità, no? No, no, ma io ti voglio dire, sono d'accordissimo. Mi io sembra ho... assolutamente imperativo questo. Ciao Nino. Ciao. Assolutamente. Guarda, siamo... io l'altro ieri ho appena chiesto chi era il presidente della SIGU nuovo e mi hanno dato il nome. Io sono prefisso di andarla a cercare, anzi se Emiliano mi aiuta a avere il numero di telefono lo facciamo subito. Certamente. Perché abbiamo già deciso che, e lo decideremo il giorno 14, Emiliano e sarà presente nel direttivo che è stato convocato, dove noi all'interno del nostro congresso prossimo di aprile, come abbiamo fatto lo scorso anno e non è stato facile, diamo una sessione che sarà gestita in modo autonomo proprio dalla SIGU, perché questo, come ti posso dire, questa omeostasi, questo confronto ci deve essere permanentemente. Noi lo pensiamo con tantissime società con le quali collaboriamo, ma in primis appunto con la società di genetica umana. Per cui io dico, noi dobbiamo lavorare su questo, andiamo a fare, come si diceva, un numero minimo indispensabile di indagini genetiche utilizzando quei criteri, ma ovviamente ne possiamo mettere altri che noi li inseriamo dentro lo screening, il carrier screening, in modo che ci abbiamo da una parte una difesa che abbiamo informato la paziente che ci può essere la coppia questa possibilità. Non esageriamo e quindi non mostriamo il fianco a tutte quelle proposte che ci vengono dalla rete online, ti do questa possibilità di scoprirne 500, 700, 800, perché voi dovete capire una cosa molto semplice, che questo ragionamento non è nato su uno screening della popolazione generale, che a me fa un po' paura, vi devo dire, a questo punto diventa necessario andare a fare un criterio, dei criteri e individuare quali sono le malattie che devono essere indagate, che per un siciliano non è una cosa straordinaria, perché noi quando abbiamo avuto dichiarata come malattia sociale la talassemia l'abbiamo fatto veramente a tutte le coppie che andavano a sposarsi, accanto all'ufficio dove si facevano le dichiarazioni di matrimonio c'era l'ufficio, poi non l'hanno aperto mai, funzionava o non funzionava, in cui si davano gli esami preconcezionali, tra cui c'era appunto l'HB foresi e comprendere se quella coppia era portatrice di talassemia. Quindi fare una cosa che sia strutturata, che abbia dei criteri ben individuati, che entra all'interno del sistema sanitario nazionale, quindi con un'ufficialità reale, che non sia un costo, che ha un significato particolare, lo posso capire perfettamente e mi va anche bene. Voglio evitare assolutamente che ci sia una strumentalizzazione di carattere economico che riguarda principalmente chi fa l'eterologa, perché è la prima domanda, perché alla fine se ti viene un figlio malato o con un problema all'interno di una coppia che ha deciso di riprodursi, alla fine la coppia se ne fa una ragione, ma se deve avere donato un gamete e poi scopre che il gamete aveva un problema, lì c'è una cosa grave. E se noi non andiamo a individuare di quali sono un numero minimo di malattie autosomiche recessive da individuare, su cui screenare il ricevente prima ancora della donatrice, poi sarà fatto anche sulla donatrice se volete. Qual è la paura? Che se noi non diamo questo criterio e si allarga, chi ci sarà il centro che farà uno screening per 100 malattie autosomiche recessive, quello che la farà per 300, quello che lo farà per 1000, e ovviamente capite che in questa mentalità speculativa ci sarà un costo diverso se il gamete donato o il ricevente verrà screenato per un numero diverso di anomalie autosomiche recessive, e quindi di conseguenza anche un costo. La mia paura permanente qual è? Che noi incentiviamo una, come posso dire, classificazione riproduttiva basata sulla loro capacità economica, che sarebbe veramente drammatico, per cui ci sarà la coppia più povera che potrà fare un'indagine per un seme a 50 mutazioni autosomiche recessive, e quella ricca invece che se la farà a 2000 mutazioni, e quella dirà, beh, questa poveraccia qua avrà possibilmente un figlio malato. Questo cosa ci garantirà? Ci garantirà anche dall'altro problema che noi abbiamo e che è evidente,
attraverso la cultura della genetica. Il fatto che ognuno si può immaginare che potrà avere un figlio sano, cosa che abbiamo detto bene, l'abbiamo fatto bene a ribadirlo, lo dobbiamo dire sempre, questo non sarà mai possibile garantirlo a nessuno. Mai nessuno lo potrà avere garantito. Quindi questo calmerà anche da un altro punto di vista la paura della nostra medicina difensiva, che questi ci potranno per qualsiasi motivo denunciare se il figlio non è secondo le aspettative di essere il Einstein oppure un campione di calcio. Quindi io direi, io mi muoverei su questo, e la prima cosa che farei, raccogliendo l'invito che faceva Marina, fatelo veramente quello che è, individuate un bel elenco di quelle che sono le malattie autosomiche recessive che noi dobbiamo proporre alla coppia, e lavoriamo su questo in modo serio, lo facciamo come società scientifica, e questo garantirà operatori, calmerà tranquillamente, li calmerà quelli che cercano di inserire specularmente notizie false all'interno della rete, dove ormai c'è di tutto e di più. Pensate che in America i medici ormai vengono contestati oltre nel 40% dei casi dai pazienti, in base a quello che gli dice dottor Google, perché traggono da lì le informazioni e poi se le riportano dentro i setting consultoriali con il medico. E quindi c'è questa paura, e su questo ambito riproduttivo, soprattutto quello assistito, l'utilizzo dei social e dei media è veramente esagerato. Non è una cosa di oggi che le coppie di lesbiche comprano il seme direttamente online, oppure ci sono ormai le offerte di riproduzione diretta quando hanno bisogno di eterologa maschile o cose di questo tipo, dove bypassano qualsiasi elemento di sicurezza sanitaria e nei confronti dei medici. Poi sicuramente bisogna aprirsi, bisogna parlare con tutti, bisogna diffondere la cultura della genetica in tutte le discipline, rompiamo questa gabbia del numero chiuso in medicina, che è un'idiozia. Ora siamo arrivati ad assumere anche quelli proprio di questi giorni, sarà così, neanche saranno specializzati, e li metteremo addirittura, li faremo lavorare negli ospedali come specialisti. Mi ricordo la mia generazione, per 15 anni facevo volontari, perché entrare in ospedale diventava un impegno bestiale e si lavorava volontari senza soldi. Ora non solo vengono pagati nelle scuole di specializzazione, ma addirittura hanno la prospettiva di diventare strutturati negli ospedali, ancora neanche essere specializzati. Quindi capiamo come questi errori di carattere corporativistico stanno portando problemi alla salute generale. Per cui io vi dico buon lavoro, impegnatevi su questo, farete un grande un servizio non solo alla SIRU, che è una società scientifica, ma per quello che può valere, ma sicuramente sarà un lavoro che potrà essere utile per le coppie e fare chiarezza su questo punto di arretratezza che vive la nostra comunità italiana, non penso che solamente la nostra comunità italiana, su quella che è la cultura della genetica. Bene, io volevo soltanto segnalare che Tiziana Notari, la cara collega, ha fatto una domanda molto interessante, tra l'altro, e gli chiedeva che ora iniziamo a vedere trentenni figli di genitori infertili nati da PMA, quindi lo screening avrebbe una valenza maggiore, o sbaglio? Io già le ho risposto certo che sì, perché chiaramente 30 anni fa non si facevano questi test, quindi non si faceva una diagnosi di infertilità con sindromi genetiche, quindi certamente potrebbe essere anche questo un grande spunto, ci possiamo fare un altro webinar. Bene. Marina, c'è una mano alzata di Simone, magari diamo la parola a lui. Certo, diamo la parola a lui, così conclude e ci salutiamo. Sì, ti ringrazio tutti quanti, è stato veramente un webinar molto molto interessante, un argomento molto cool. Ritengo sempre più opportuno fissare dei geni, ma da quello che ho percepito, secondo me il meccanismo che andrebbe fatto è sì mettere dei paletti, però per effettivamente fare quel lavoro di conoscenza, di comprensione, come è stato più e più volte ribadito, andrebbe approfondito con magari degli esomi, che è fuori totalmente dalla logica. Però mettendo dei limiti sui geni che andiamo, mettendo dei filtri quindi sull'esoma, andiamo solo ed esclusivamente a riportare quello che ci proponiamo di riportare. Però da un punto di vista scientifico l'avanzamento sarebbe strabiliante. Ecco, questo è il mio punto di vista, perché a quel punto
anche quelle piccolissime parti di geni, come riportava Emiliano all'inizio, non tutti, ma piccolissime parti di alcune cose, le sindromi, ecco, riusciremo ad avere un quadro molto, molto, molto più ampio che ad oggi un po' anastiamo a capire. Ecco. Comunque, grazie a tutti quanti. Allora, diamo, salutiamoci con un appuntamento per il prossimo webinar fatto da noi del GIS di embriologia e genetica, ed è la gestione degli embrioni crioconservati in un centro di PMA. Criticità attuali e opportunità. Dicembre. Primo dicembre. Primo di dicembre. Vi aspettiamo. Grazie. Ciao Marina, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti, ciao, ciao.